Allora, buongiorno a tutti, chiedo scusa per il ritardo. Oggi andiamo subito al dunque, siamo qui per trattare un fenomeno molto, molto particolare, che è molto attuale purtroppo, che è quello della pedofilia. Di questa tematica si discute molto anche in ambito ecclesiastico e devo dire spesso la vittima di abusi purtroppo si trova costretto a non denunciare. Ora ci tengo a sottolineare subito una cosa: noi non siamo qui per fare per andare contro la Chiesa, assolutamente no, perché la pedofilia comunque non viene consumata solo nell'ambito appunto ecclesiastico, ma in ogni ambito è un reato sempre e comunque. Oggi presenteremo il libro di uno scrittore calabrese che si chiama Emilio Grimaldi, dal titolo Il giovane Emilio, che ha avuto la forza e il coraggio di scrivere la sua esperienza e renderla pubblica, proprio per mettere in guardia molti giovani che magari hanno già subito violenza e non trovano il coraggio di andare avanti o semplicemente di poterne parlare. La casa editrice è la Città del Sole Edizioni, abbiamo Franco Arcidiaco, abbiamo anche un parco di relatori molto importante, e sotto ringrazio la Presidente dell'Associazione Rita Tulelli, grazie alla quale è stato possibile fare questo convegno, presentazione, alla quale io do immediatamente la parola. Prego. Buongiorno a tutti, ringrazio le autorità civili e militari religiose e le scuole qui presenti. Allora, noi oggi... Allora, buongiorno a tutti, ringrazio le autorità civili, militari e religiose che oggi sono qui presenti. Mi sentite? Oggi come Associazione Universo Minori abbiamo deciso di presentare il libro Il giovane Emilio dell'autore Emilio Grimaldi. Noi siamo molto sensibili alle tematiche che riguardano appunto i giovani, in quanto la nostra appunto associazione Universo Minori si occupa di problematiche minorili. Il fenomeno della pedofilia tratta il libro di Emilio Grimaldi e l'autore fa una sorta di denuncia, una denuncia sociale, racconta la sua esperienza, perché il libro è autobiografico, racconta l'esperienza degli abusi subiti all'età di 11 anni, quindi era ancora un bambino, poco più di un bambino. Stava iniziando l'età adolescenziale, la fase adolescenziale, una fase difficilissima, una fase molto particolare. E per Emilio scrivere questo libro è una sorta di catarsi. Tutti conosciamo Platone, ci sono anche le scuole, state anche studiando la filosofia. Per Platone la catarsi, il momento catartico, avveniva nel momento in cui i prigionieri si liberavano dalle catene per uscire dalla caverna, appunto nel mito della caverna. Invece per Emilio Grimaldi il momento catartico è stato scrivere il libro, Il giovane Emilio, quindi questa purificazione dai mali interiori dell'anima, perché appunto il ricordo dell'abuso che ha subito all'età di 11 anni e per molti anni ha subito questo abuso è rimasto sempre nell'anticamera del cervello dell'autore, e questi incubi, questi ricordi si rinfrescano sempre la memoria. Emilio ha aspettato parecchio tempo prima di scrivere questo libro, prima di fare questa denuncia sociale, prima di denunciare l'inferno scabroso con il quale è stato costretto a convivere per molti anni. E la risposta è semplice: perché ha aspettato molto tempo, vi chiederete? Ha aspettato molto tempo per paura, per vergogna. La vergogna era quella di essere frainteso, quello di non essere creduto. Vivevamo negli anni Ottanta, c'era ancora più chiusura mentale di quanto ancora ce n'è ora, perché pur essendo nel 2014 ancora ci sono molte chiusure nei confronti di questo fenomeno. Aveva paura di parlarne con i genitori, aveva paura di parlarne con i compagni, perché temeva appunto di non essere creduto, pensava che gli altri potessero dare a lui la colpa di questo abuso, invece di dare appunto la colpa al carnefice.
I ragazzi, noi oggi lanciamo un messaggio a voi ragazzi, ma anche agli uditori, alle istituzioni, per questo la nostra volontà di invitare anche i tecnici. Cioè, voi ragazzi dovete essere sensibilizzati, e la sensibilizzazione inizia dai banchi di scuola, perché vista la minore età, i ragazzi sono più vulnerabili e vanno protetti appunto da tutte le forme di violenza. Grazie, e adesso passo appunto la parola al vicepresidente. Buongiorno a tutti, ringrazio tutti quanti, ringrazio le autorità civili e religiose qui presenti e le scuole. Io mi presento, come aveva detto poc'anzi il presidente dell'associazione Universo Minari, sono Vittorio Miceli, e la tematica di oggi ritengo che sia abbastanza fondamentale, soprattutto per voi ragazzi. L'abuso sui minori è un comportamento deviante che nell'ordinamento italiano si concretizza come reato. Nel nostro paese l'abuso infantile è diventato oggetto di indagini solo da pochi anni. Questa attenzione all'infanzia violata ha aiutato a superare molti tabù e a rimuovere l'omertoso silenzio che circondava situazioni così drammatiche. È un fatto positivo che oggi si riconosca che i rapporti tra adulto e bambino non sempre sono improntati all'affetto e al rispetto, che al contrario la tenerezza e la protezione verso l'infanzia molto spesso lasciano il posto alla violenza, alla sofferenza, e il bambino invece di essere considerato come un soggetto di diritto da tutelare diventa una mera risorsa e una proprietà atta a soddisfare le esigenze dell'adulto. Il minore che subisce abusi non solo viene leso a livello fisico, ma soprattutto nello sviluppo emozionale e psichico, lasciando cicatrici indelebili nella propria persona. È molto importante che la nostra società riconosca questo male ed agisca per prevenirlo, sviluppando una cultura di reale attenzione al bambino e ai suoi bisogni, anche attraverso corsi di formazione rivolti ad operatori dei servizi socioassistenziali, sanitari, educativi, associati a una sensibilizzazione ed informazione dell'opinione pubblica sul fenomeno. L'abuso è sempre un trauma per la vittima, a maggior ragione quando questa è una persona in crescita. Ovviamente le conseguenze di questo evento traumatico sono diverse, visto che dipendono da fattori variabili, quali l'età di vittima e aggressore. La relazione esistente fra i soggetti coinvolti, la durata dell'abuso, il livello di sviluppo fisico e cognitivo del minore. Ci vuole da parte dell'adulto un'attenzione particolare ai segnali comportamentali, relazionali, cognitivi e fisici che si possono manifestare in seguito alla violenza. Sono tanti gli adulti, purtroppo, che hanno sopportato molestie e violenze sessuali da parte di adulti, e sono tanti quelli che si sforzano disperatamente di non pensarci mai più. Purtroppo la forza di volontà non basta a superare certi traumi. Il silenzio turba l'anima lentamente e lentamente danneggia la vita intera. I giovani devono avere il coraggio di parlare, di denunciare e soprattutto di non chiudere in se stessi. Il dottore Grimaldi, attraverso la sua opera, ha voluto in un certo senso di non denunciare pubblicamente, confessando il suo segreto, con il quale è stato costretto purtroppo a convivere. Io ringrazio sempre tutti quanti e vi auguro un buon ascolto e una buona giornata. Grazie. Bene, a questo punto io voglio ricordare una cosa, tutta quanta la sala. Il libro di Michele Grimaldi si può acquistare, d'accordo con la casa editrice, abbiamo appunto con questa sinergia che stiamo portando avanti. Il libro ha il costo di 10 euro, tre delle quali saranno devolute in beneficenza alla nostra associazione, all'associazione di Rita Turelli. Poi ovviamente i fondi saranno sempre utilizzati per scopi benefici, e ci tengo a sottolineare una cosa, perché spesso non viene detta: questa associazione è assolutamente, non ha mai preso un centesimo, facciamo tutto in modo volontario, come tutte le persone che sono qui oggi lo fanno in modo assolutamente volontario. Bene, a questo punto io do immediatamente la parola all'avvocato Vittorio Platì. Prego, si può accomodare. Buongiorno a tutti, grazie
evito di usare il microfono perché vedo che un pochettino palpetta, penso che mi possiate sentire anche senza il microfono, sbaglio. Allora, io ringrazio soprattutto Universo Minori, che è la quarta volta che mi invita a relazionare su temi di grande attualità e di grande interesse sociale. Saluto tutte le autorità presenti e ringrazio tutti voi della vostra presenza e spero di non tediarvi per aspetti tecnici che cercherò un attimino di trattare con una dovuta morbidezza. Il tema che oggi trattiamo è un tema che abbiamo già discusso grazie alla presentazione di un altro libro, Il gusto amaro delle caramelle, ed è purtroppo un tema di grande attualità che tratta appunto su quello che è l'abuso dei minori. È chiaro che io, nel momento in cui approccio l'aspetto, quindi il problema, la problematica della pedofilia, l'affronto da un punto di vista tecnico, quindi cerco di capire come si possa conciliare quello che è l'aspetto di tutela del minore abusato con quello che è il diritto di difesa del soggetto che ha appunto abusato del minore. La tematica della pedofilia è stata affrontata anche in ambito internazionale e quindi è scocciata in quella che viene chiamata appunto la Convenzione di Lanzarote del 2007, dove tutti gli Stati membri dell'Unione Europea hanno preso coscienza del dilagare di questo problema, che purtroppo è un problema molte volte sommerso, per come diceva poc'anzi il dottore Romani, in quanto la maggior parte degli abusi non vengono denunciati, proprio per una sorta di autocriminalizzazione del minore che si ritiene responsabile dell'accaduto. Questo problema quindi è stato affrontato nell'ambito internazionale appunto con quella che è la Convenzione di Lanzarote, alla quale appunto hanno partecipato tutti gli Stati membri dell'Unione Europea, e si è stabilito di dettare un protocollo legislativo che fosse immediatamente recepito dagli Stati membri per tutelare maggiormente e quindi punire con maggior durezza quelli che sono i comportamenti di abusi sessuali nei confronti dei minori. Chiaramente la Convenzione di Lanzarote è stata recepita nel nostro ordinamento con una legge, appunto che è la 172, che ha modificato in parte quelle che erano già le norme che disciplinavano la materia nel codice penale. Quindi sono state inserite tutta una serie di norme, dal 609 bis e seguenti, che puniscono sia gli atti sessuali che vengono compiuti con la mancato consenso appunto della persona offesa, sia tutti gli atti sessuali che vengono compiuti nei confronti dei minori. Chiaramente, come diceva poc'anzi il relatore, il fenomeno della pedofilia non è affatto un fenomeno che si concentra nell'ambito di quello che è l'ambiente ecclesiastico, assolutamente no, è un fenomeno diffuso ed è molte volte un fenomeno che, come tutte le parafilie, si sviluppa col tempo. Il problema appunto che il difensore si pone nel momento in cui deve assumere la difesa di un pedofilo è quello di valutare quanto il pedofilo possa essere stato capace di intendere di volere nel momento del fatto e quanto invece possa essere stato lucido e consapevole di quello che ha, del fatto che ha commesso. Questo perché? Perché secondo appunto degli studi scientifici si parla di pedofilia nel momento in cui il soggetto abusa di minori che non sono in grado di procreare e quindi abusa di questi soggetti chiaramente consapevolmente. Una parte della scienza medica dice che nel momento in cui c'è questa coscienza e volontà di abusare, allora si parla proprio in maniera tecnica di pedofilo. Nel momento in cui questa volontà, questo desiderio, questa funzione sessuale resta invece circoscritta nella sfera dell'idea, non si tratta di pedofilo poiché non viene messa in atto. È chiaro che il pedofilo, nel momento in cui commette l'atto sessuale con un minore, non fa altro che soddisfare una sua esigenza. E quindi la pedofilia è stata inquadrata dal punto di vista medico sotto quelle che sono le parafilie. E questo diciamo che è l'aspetto che maggiormente interessa il difensore, per capire quanto il soggetto che dal punto di vista scientifico è chiaramente affetto da una parafilia possa essere capace di intendere di volere, quindi possa essere un soggetto imputabile, quindi un soggetto che possa subire un processo penale e quindi una condanna, poiché ha commesso quel fatto con coscienza e volontà, pronto a trattandosi di una parafilia e quindi di una vera e propria patologia che è definita come una deviazione sessuale.
Su questo ci sono state delle varie pronunce dei tribunali che hanno, come anche da ultimo conflitto in Cassazione, che hanno, hanno praticamente sancito un principio di diritto secondo il quale, pur essendo il soggetto pedofilo, un soggetto abituale, e qui perché c'è sempre una recidivanza nell'atto del pedofilo, no, l'abitualità della condotta non esime il soggetto dall'imputabilità. Nell'ambito di un processo penale che ha visto imputato un pediatra, è stato introdotto un altro punto a favore, diciamo, del reo, che però non è stato recepito dal giudice penale, e quindi il ricorso a quelle che sono le neuroscienze, e quindi quanto l'aspetto biologico possa influire sulla capacità di intendere e di volere, e quindi quanto una disfunzione di carattere biologico possa influire nella capacità e nella consapevolezza del soggetto nel momento in cui commette il fatto. Anche in questo caso il giudice non ha dato spazio a questa scienza innovativa, appunto a questa neuroscienza, cui pare che sia un illuminare sia il professore Sartori, poiché non è un caso criticamente, c'è un'ipotesi, quella della patologia e quindi della pedofilia acquisita per problemi di carattere biologico, non è un elemento scientifico appunto convalidato da quella che è la comunità scientifica internazionale. È chiaro che un concetto di questo tipo che dovesse passare nell'ambito del processo penale, quindi far passare il pedofilo per un soggetto incapace di intendere e di volere, quindi non imputabile, sarebbe un momento pericolosissimo per tutte le persone offese. Per quanto riguarda la pedofilia, si è interessata anche, vi è stato anche un convegno che è confluito in quello che appunto è espressamente chiamata la carta di Noto, dove c'è stato un convegno appunto a Noto in Sicilia, dove si sono riuniti magistrati, avvocati e tecnici per vedere quelle che sono le corrette regole di audizione del minore e di raccolta della prova circa del fatto. Perché? Perché purtroppo molte volte ci sono anche dei casi di pedofilia e quindi di minori che denunciano casi di abuso che sono dei falsi casi. Perché? Perché molte volte sono soggetti a strumentalizzazione di tipo familiare, e quindi c'è il genitore che si vuole rifare sull'altro genitore e quindi accusa il marito di aver abusato sul minore. Allora la carta di Noto non è altro che un protocollo d'intesa che è stato appunto sviluppato da avvocati, magistrati, periti, psicologi, che ha dettato quelle che sono le linee di demarcazione della corretta raccolta della prova, che in senso tecnico nell'ambito dei procedimenti penali si raccoglie con l'incidente probatorio, quindi al di fuori del processo, per cercare di capire quella che è la credibilità del minore nel momento in cui non fa altro che denunciare un abuso. E quindi si è dettato appunto questo protocollo che appunto ha dettato dei principi di carattere tecnico per cercare di capire quanto il soggetto minore sia stato influenzato e quando invece quel caso di abuso si sia effettivamente consumato. La nostra legislazione è diciamo abbastanza pesante come pene, perché si arriva anche a pene che superano i 10 anni di reclusione per fatti di abusi sessuali. Ci sono anche degli aspetti che prevedono il raddoppio dei termini prescrizionali della pena e nello stesso tempo il prolungamento dei tempi per proporre querela, che quindi dai canonici 3 mesi passano ai 6. E nello stesso tempo ci sono appunto delle ipotesi aggravate secondo le quali si procede d'ufficio. Nel momento in cui vi è notizia che è stato abusato sessualmente un minore, il procuratore della Repubblica dovrà fare invece necessariamente comunicazione alla procura della Repubblica presso il tribunale dei minorenni per i provvedimenti di competenza. E diciamo che anche in questo caso ritengo che sia una materia in forte evoluzione e che quindi chiaramente la sanzione penale, la norma penale incancrenisce le pene nel momento in cui c'è un dilagare del fenomeno, che molte volte ritengo, molte volte appunto la pena non è effettivamente preventiva o non risolve quello che è il problema sotto il profilo penale, e quindi ritengo che anche questo tipo di convegni, che sono sempre stati, mi devo complimentare con l'universo minore, sono sempre stati
proposti soprattutto alle scolaresche appunto in età in, che hanno leggermente un'età infra 18, sono tutti infra 18 anni, eccetera, abbiano il pregio di sensibilizzare la comunità, la società, quello che è un fenomeno che purtroppo oggi come oggi assistiamo sempre maggiormente nel suo dilagare. Io ritengo di aver concluso questo mio breve intervento, mi devo scusare del senatore Davia, ma ho degli impegni professionali in tribunale, quindi vi saluto e vi auguro una buona prosecuzione del convegno. Grazie a tutti. Bene, abbiamo visto quelle che sono gli aspetti tecnici. Via, benissimo. Ora diamo la parola al mio assessore Toni Sgromo, appunto noi siamo ospiti qui al comune. Prego. Buongiorno a tutti. Io naturalmente sono orgoglioso di essere qui a rappresentare la Amministrazione Comunale di Catanzaro oggi e a portare il saluto della città, il saluto del sindaco Abramo per questa bellissima manifestazione e interessantissimo dibattito. Anche io potrei anche essere un tecnico, però oggi faccio la parte politica. Quindi ringrazio l'associazione Universo Minori che mi ha voluto contattare, mi ha contattato direttamente per essere qua, quindi questo qua mi fa piacere perché vuol dire che l'immagine dell'amministrazione è ancora sana e io qui sono orgoglioso di rappresentarla oggi. Guardate, mi dovete consentire un passaggio. Il collega Platì è stato chiarissimo, è stato bravissimo, da quale bravo collega che è, ma io volevo aggiungere solamente qualcosa. Lui, a mio avviso naturalmente, ci sono una serie di reati previsti dal codice penale che io personalmente ritengo aberranti. Uno è proprio questo, che sono previsti e puniti dagli articoli 609 e seguenti, 1, 2, 3, 4 e 5, fino ad arrivare a 9. Noxius dovrebbe essere in latino. Quindi diciamo che il legislatore ha previsto una punizione esemplare per questo tipo di reato. L'altro tipo di reato che io ritengo aberrante è lo stalking, che è stato introdotto di recente, perché prima era un reato previsto dall'articolo 612 e hanno introdotto l'articolo 612 bis che aumenta le pene per il 612, che sarebbero le molestie telefoniche, molestie verbali, c'è il commissario che annuisce. E poi guardate, c'è il femminicidio naturalmente. Perché il femminicidio io lo ritengo aberrante? Perché si va a punire più del dovuto di quello l'altra faccia del mondo. Quindi io mi auguro che il legislatore sappia mantenere pugno fermo su queste ipotesi di reato. Questo convegno cade a fagiolo, come suol dirsi. Come sapete, io sono anche il presidente del CONI della provincia di Catanzaro. Sta circolando fra di noi, quindi in comprensione della giunta regionale CONI, ma ci è arrivata la notizia da Roma, dal centro, e c'è un disegno di legge che prevede, anche allargando anche all'ambiente sportivo, una diciamo un mezzo di prevenzione che io ritengo sia sufficiente, ma con i limiti che può avere. Questo disegno di legge nuovo prevede che chiunque abbia a che fare con minori debba esibire il certificato penale. Io dico che il certificato penale non basta, perché col certificato penale noi sappiamo quello che è successo prima e quindi naturalmente qualcuno può aver commesso una rapina, però può anche aver commesso altro e non è stato scoperto. Quindi io mi auguro che si possa modificare. Perché dico mi auguro che si possa modificare e si possa trovare qualcosa di più incisivo? Perché guardate, questi fatti avvengono, questo tipo di reato della pedofilia, avvengono negli ambienti dove il minore
ha più familiarità, acquista familiarità con chi è più grande di lui, con chi è più forte di lui, e approfitta della sua debolezza. Può avvenire in famiglia, può avvenire nell'ambiente ecclesiastico, può avvenire nel mondo dello sport, perché tante volte il piccolo atleta, il giovane atleta, acquista quella familiarità tale con il proprio istruttore, con il proprio tecnico, con il presidente della società. Per cui mi auguro che si possa andare avanti. Naturalmente è apprezzabile quello che si sta cercando di fare, ma bisogna trovare qualcosa di più incisivo. Quindi io vi ringrazio di nuovo, ringrazio la dottoressa Turelli, il vicepresidente, ringrazio l'associazione Universo Minore, tutti quanti voi, soprattutto anche i ragazzi, perché ci possiamo rivedere, possiamo collaborare per quanto più è possibile. L'assessorato alla pubblica istruzione, allo sport e all'avvocatura del Comune di Catanzaro è a vostra disposizione per qualsiasi cosa, perché noi riteniamo che la vigilanza dell'amministrazione possa collaborare e portare a un'educazione civica dei cittadini di Catanzaro di domani. Grazie. Ora si può accomodare la presidente dell'associazione Marco Marchese, si sente lì, ti prego. Vediamo se il microfono riesce a funzionare. Allora, prima di tutto grazie all'associazione Universo Minori, perché voglio dire, nella sua attività riesce sempre ad organizzare degli eventi, diciamo uno più interessante dell'altro, da una parte, utilizzando però una chiave che a me piace molto, quindi la presenza degli studenti, anche perché, voglio dire, per l'attività su cui è centrata l'associazione non poteva essere altrimenti. Quando si presenta un libro, quando ci si presenta e si discute, si dibatte di temi sociali in società, poi dopo bisogna anche parlare, come si dice, non bisogna soltanto parlarsi fra addetti ai lavori, ma bisogna allargare la platea, parlare anche ai diretti interessati. Per cui un ringraziamento veramente particolare a tutta l'associazione, un ringraziamento per questo invito. Il libro di Emilio, mi permetto, voglio dire, di darci del tu, perché ci conosciamo da alcuni anni. Io questo libro qui lo consiglio veramente a tutti, avvisandovi però che è un libro duro, cioè un libro asciutto, è un libro di cronaca, un libro dove Emilio ha fatto un po' il suo mestiere, perché il suo mestiere è il cronista, lo ha scritto in terza persona e quindi ha fatto un po' la cronaca di se stesso, la cronaca della sua vicenda, una vicenda che tra l'altro io non sospettavo minimamente. Infatti Emilio in questo libro si confessa e confessa 10 anni di abusi, appunto da quando lui aveva 11 anni fino a quando poi dopo è uscito dal seminario. E il libro chiaramente tratta la tematica non solo della, c'è il tema della pedofilia sicuramente, il tema della violenza sui minori, poi abbraccia anche tutta una serie di altri temi, ed è scritto in un modo particolare perché Emilio non ha aggiunto nessuna considerazione. Cioè normalmente in un libro del genere magari l'autore è portato a fare le proprie considerazioni, non lo so, siccome la vicenda è centrata sul giovanissimo Emilio che entra in seminario e che vuole diventare prete, allora magari, ecco, quando incontra sulla sua strada Don C, definito così nel libro, lo abusa, allora lì magari l'autore è portato a fare tutta una serie di considerazioni. Anzi, si potrebbe scrivere un'enciclopedia, voglio dire, sulla religione, sul quale ha fatto alcune considerazioni, ma anche sul tema degli abusi e di quello che accade in ambito ecclesiastico. Emilio non l'ha fatto perché ha voluto lasciare questo testo, cioè la sua storia, la comunità, ce l'ha consegnata. Il bello arriva quando si legge l'ultima riga del libro, perché se il lettore è attento, che non prende la lettura semplicemente
come un esercizio, leggo una storia, il libro è avvincente, ve lo dico, cioè si legge veramente in un attimo, è doloroso, però arrivato all'ultima riga ci si accorge che è lì che casca l'asino, perché è lì che si incomincia, il lettore incomincia ad interrogarsi su che cosa ha letto. Allora ci si comincia ad interrogare, voglio dire, lo cito perché sono, diciamo, i temi importanti ma di contorno, ripeto, la violenza e la violenza sessuale è il tema centrale di questo testo. Si tratta, per esempio, il tema della fede, come l'ha vissuta lui. Poi si tratta un po' il tema della Chiesa come istituzione che poi alla fine è governata dagli uomini. È curioso, infatti, voglio dire, il parroco del paese che annota in modo certosino e dà un'importanza, voglio dire, rilevantissima a chi ha pagato la messa, a chi ha fatto la messa normale, a chi invece l'ha fatta cantata, perché insomma costa di più e forse ha un valore di più. Questo chiaramente riguarda, come in tutte le organizzazioni, comprese anche quelle ecclesiastiche, la gestione che gli uomini danno a queste istituzioni. E parla una persona, io voglio dire, lo dico, io non sono credente, in più per coerenza nei confronti di me stesso, fra l'altro sono anche sbattezzato. Non preoccupatevi, nessun rito particolare, si tratta soltanto di mandare una raccomandata e chiedere di essere cancellati dagli elenchi dei battezzati, quindi nessun rito particolare. Ma lo dico perché ho anche un profondissimo rispetto nei confronti di chi crede. E ho anche una sorta, voglio dire, come posso dire, un po' di invidia, perché per i non credenti le cose sono più difficili. Perché? Per chi crede davvero, nei momenti di difficoltà c'è il conforto della preghiera, scusate se poco. Chiaramente bisogna essere credenti con la C maiuscola, non è soltanto un mero esercizio di andare a messa la domenica, di mettersi l'anima in pace, o di dire alle tre Ave Maria, che voglio dire il parroco ci dice, ci impone nel momento della confessione. Ma andiamo un po' al tema centrale del libro, che è la violenza, e la violenza sui minori. Qui voglio fare una precisazione. Il termine minore purtroppo ancora non è stato coniato, un termine più felice, perché voglio dire, l'asticella è posto 18 anni, sotto i 18 anni, minori, si fa un po' il parallelo con minorati, cioè io non lo credo assolutamente. Persone, bambini, ragazzi, sicuramente con meno esperienza di chi ha più esperienza, di chi è più grande, però voglio dire, minori non è proprio il termine più felice. Partiamo da una considerazione, partiamo anche da alcuni dati. Pedofilia e violenza sui minori. Non so se il ruolo dell'informazione gioca, gioca un ruolo importante in tutto questo. Ci sono stati anni, soprattutto nel passato, dove si è esposto il tema della pedofilia e delle violenze sui minori, al punto che ci sono stati anni che, non lo so, fare una carezza ad un bambino per strada, così, insomma, a livello proprio della psicosi, io dicevo, ritiro la mano perché non vorrei che magari qualcuno pensasse che per una carezza, non vorrei che qualcuno pensasse che uno ha attenzioni, voglio dire, particolari. E questo discorso dell'informazione è ciclico e distorce poi alcuni elementi di realtà. Vi faccio un esempio che non c'entra assolutamente niente con questo, proprio perché è più neutro, forse si capisce di più. Ci sono dei periodi, delle settimane nel corso dell'anno dove sembra, per esempio, che i cani mordono di più. Uscita la prima notizia, poi ne segue tutta una serie che uno sta lì e si interroga e dice: ma se saranno messi d'accordo? E quindi è la settimana del morso? È chiaro che non è così. I cani mordono in tutto il periodo dell'anno. Allora, l'informazione in Italia che cos'è che distorce? Distorce alcune realtà perché apre dei riflettori e poi ha una composizione particolare. La dieta mediatica degli italiani è fatta per lo più di televisione, pochi giornali dove si possono fare, diciamo, un po' più di approfondimento, scarsi libri,
dove abbiamo l'opportunità di fare degli approfondimenti. Quindi la televisione in Italia assume veramente un ruolo importante in questo. Allora non si possono, cioè l'informazione non può continuare a fare la settimana simpatia, c'è la settimana del femminicidio, poi c'è la settimana dei cani che mordono, poi c'è la settimana dei pedofili, poi c'è la settimana dei criminali, perché la percezione che poi dopo si dà al lettore è una percezione distorta di come è composta la società. Non so quanti di voi sanno ad esempio i dati proprio sulla pedofilia. Oggi, io ricordo quando io ero bambino, io non mi ha accompagnato mai nessuno a scuola, ci sono andato sempre a piedi, non mi è successo mai niente, per fortuna. Vivevo in una contrada, c'era quella sorta di rete di protezione per cui le case intermedie dove c'era la vicina di casa che teneva d'occhio se i tre ragazzi, i tre amici che tornano da scuola erano tornati, uno resta lì, quell'altro quello qua. Qui c'era, diciamo, questa rete di protezione diffusa. Però io quando ero bambino non mi ha accompagnato nessuno. Cioè oggi i bambini, i ragazzi vengono accompagnati con la macchina direttamente dentro la classe oppure sul portone. E questa esigenza nasce dal fatto: non vorrei che a mio figlio accadesse qualcosa o a mia figlia accadesse qualcosa, perché un po' la percezione, tutto il discorso sull'informazione che facevo prima, no? Quindi la percezione che si riversa sui cittadini è quello che davanti alle scuole possono esserci i famosi orchi assassini che con le caramelle abbindolano i bambini che poi dopo spariscono. Succede raramente, per fortuna, però succede anche questo, ma la realtà non è così. Perché i dati, che non mentono, ci dicono che oltre il 90% delle violenze, dei casi di pedofilia, accadono nelle famiglie. Nella sacra e beata famiglia che noi santifichiamo, che diciamo gli organi di informazione, oppure una certa parte politica santifica tutti i giorni, e che invece ha un sacco di problemi. E che avrebbe la necessità di parlare di questi problemi. Poi gli altri casi di pedofilia, per cui quell'altro 10%, accadono, voglio dire, per lo più con le figure di riferimento. E allora andiamo sulle figure di riferimento che possono essere gli insegnanti, può essere l'allenatore, può essere il maestro di musica e altro. Questo ci deve interrogare, voglio dire. Poi si resta anche sgomento, perché se oltre il 90% dei casi di pedofilia avvengono in famiglia, vedete, noi possiamo andare ad operare con il codice penale, possiamo mettere su un determinato tipo di reati l'ergastolo. Qualcuno potrebbe pure spingersi a dire: ma ci vuole la pena di morte. Ma vi risulta, noi siamo un paese dove la pena di morte non c'è, vi risulta ad esempio che nei paesi dove la pena di morte c'è, parlo degli Stati Uniti per esempio, giusto per fare un parallelo, no? Con paesi, vi risulta che la pena di morte sia un deterrente, oppure il carcere o le pene dure, durissime, risultino poi dopo come deterrenti sulla commissione dei reati? Certo che no. Il tutto quanto parte dalla prevenzione. E allora qui si resta un po' sgomento. Perché? Perché uno dice: come facciamo a prevenire un certo tipo di reato, per cui gli abusi sessuali sui minori? A chi diamo gli strumenti? Ai genitori ci mettiamo uno spioncino legato al collo per controllare quello che fanno tutto il giorno, al professore di musica piuttosto che all'allenatore le telecamere per controllare, voglio dire, tutto quello che può accadere in palestra piuttosto che negli spogliatoi? Certo che no. Dobbiamo dare degli strumenti, e questi strumenti sono strumenti di conoscenza che devono essere dati e forniti ai ragazzi, alle bambine, ai bambini, alle ragazze e alle ragazze. Che tipo di strumenti vanno consegnati alle ragazze, ai ragazzi, alle bambine e ai bambini? Strumenti di conoscenza, sapere che cosa gli sta accadendo. Questo è il punto della questione. E solo ed esclusivamente su questo si può fare prevenzione. Non esistono pene che possono fungere da deterrente per debellare il problema della violenza. Faccio un mezzo passo indietro, mi avvio alla conclusione. I dati, cioè qualche settimana fa sono usciti fuori
i dati di una rilevazione statistica fatta da una grandissima organizzazione che ha meriti infiniti, Save the Children. Penso che tutti abbiate sentito nominare questa associazione, perché si occupa di minori, si occupa di adozione a distanza, tutta una serie di cose assolutamente meritevoli. Questa organizzazione ha commissionato una rilevazione statistica, da questa rilevazione è uscito fuori un dato che vale la pena discutere. Il 40% degli adulti in Italia ritiene accettabile avere delle relazioni anche strette e anche di tipo sessuale con minori nell'età del consenso. L'età del consenso parte, l'asticella parte già dai 14 anni con delle forti limitazioni. L'età del consenso, poi con alcune limitazioni, parte dai 15 anni e arriva fino a 18 anni. Il 40% degli adulti in Italia ritiene accettabile che possano esserci delle relazioni con i minori. Questo dato ci lascia un po' così. Tutti i pedofili? Certo che no, voglio dire, perché comunque parliamo dell'età del consenso. Ma questo qui ci deve fare interrogare. Io vedo in questo dato anche un po' una forzatura da parte dei Save the Children nei loro commenti, perché poi parla di una società malata, di una società irresponsabile, eccetera eccetera, perché noi questo lo dobbiamo confrontare anche con un altro dato. Io farei una rilevazione statistica fra gli adolescenti per capire qual è la percentuale loro che ritiene accettabile una relazione anche amorosa, anche sessuale, con gli adulti. E io sospetto che avremmo su questo delle sorprese. Io mi interrogo su questo. A me non basta il dato che mi arriva dall'informazione con il commento, ma io lo voglio comparare anche con altri. Concludo dicendo, e voglio parlare un po' di questo strumento, che sono gli strumenti di conoscenza che noi come società, che la classe dirigente ha, che la scuola ha come obbligo di fornire ai bambini e ai ragazzi. Questi strumenti di conoscenza per poter prevenire le violenze partono dall'educazione sessuale. Quando parliamo di questo, di educazione sessuale, ma sembra quasi delle volte che si bestemmia. E vedete, c'è sempre qualcuno che poi alza il dito e dice: no, questo, di questo non se ne può discutere perché è un argomento eticamente sensibile. Vabbè, forse pure eticamente sensibile, però parliamo. Io dico eticamente sensibile, no, non lo ritengo, perché poi dietro il famoso eticamente sensibile si nascondono sempre tutte quelle varie spinte per non fare mai nulla. Io dico, questo è un tema sociale, è un tema sociale che quindi merita e deve essere discusso. E in Italia l'educazione sessuale è un problema, perché non viene fatta da nessuna parte, in famiglia, tranne, voglio dire, pochi avveduti, non si fa, per pudore, per tutta una serie di cose. Nelle scuole l'informazione sessuale è scarsissima, quindi dare questi strumenti di conoscenza per far capire in modo graduale ai bambini e ai ragazzi che cos'è la sessualità e che cosa può accadere con la sessualità, dov'è quel confine quando la sessualità diventa violenza, questo è l'unico strumento che noi abbiamo di prevenzione. Emilio lo scrive nel libro in un passaggio che veramente io ho trovato particolarmente interessante. Emilio stava in seminario e ad un certo punto, credo di aver capito, i genitori si sono posti il problema dell'educazione sessuale: ma i nostri figli non sanno niente del mondo. E allora hanno fatto pressione affinché si facesse qualcosa per l'educazione sessuale di questi ragazzi che stavano in seminario. E il direttore del seminario, ha sport impareggiato, poi dopo ha deciso di fare educazione sessuale. Dice: vabbè, quando la facciamo? Prima di tutto sono tutte importanti le altre cose, quindi non possiamo, stravolgere l'orario delle lezioni, ma l'ora, il momento dell'educazione sessuale lo facciamo la domenica, cioè giusto quando i ragazzi dovevano uscire a sbagarsi. E poi, voglio dire, l'educazione sessuale era che il direttore ha preso un testo, partito da pagina 1, sarà arrivato a pagina, poi magari Emilio ce lo dirà, senza
dialogo, dibattito, domande, senza avere un esperto, senza avere altre figure a cui chiedere. E scusate, non si fa così. Io ripeto, la chiave per battere la violenza sui minori e la pedofilia sono questi elementi di conoscenza, quindi dall'educazione. Dire il termine sessuale non significa bestemmiare, bisogna dirlo, perché la sessualità, a partire già dalla tenera età, è una componente della persona umana, non bisogna vergognarsi, non bisogna avere imbarazzi, e bisogna parlarne in modo assolutamente laico e franco, in modo scientifico e in termini rappresentativi, perché scusate, non è assolutamente sufficiente dire che la pedofilia è brutta e cattiva e ha delle conseguenze spiacevoli, scusate, no, questo non lo è. Stesso discorso delle pene che facevo prima, noi possiamo mettere pure l'ergastolo, però voi siete sicuri che poi dopo questo serve come deterrente per i pedofili o per chi commette violenza? Certamente no, sono gli strumenti di conoscenza che rendono le persone forti. E su questo chiudo veramente e vi do cerco di darvi io un elemento. Recentemente, parliamo di 2-3 mesi, fine del 2013, quindi qualche mese fa, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha tirato fuori uno splendido testo, qui mi rivolgo un po' più agli addetti ai lavori, perché diciamo, per l'età vostra è diciamo, un testo un po' difficile da affrontare, che sono le linee guida sull'educazione sessuale. Sapete a che età deve incominciare l'educazione sessuale? Non lo dice Marco Marchese oppure l'associazione Bocciofila sotto casa mia, lo dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità. L'Organizzazione Mondiale della Sanità dice prima di tutto una cosa: l'educazione sessuale va fatta perché rappresenta la salute delle persone e incomincia all'età di 6 anni. Con questo chiudo e vi ringrazio per l'attenzione. Sì, io voglio dire alcune cose su alcuni aspetti. Punto primo, non voglio che assolutamente, su molti aspetti mi trovo assolutamente d'accordo con il collega Marchese, soprattutto sul discorso dell'informazione, perché purtroppo in Italia spesso si tende ad emarginare sia chi ha subito violenza e sia chi l'ha commessa, perché purtroppo spesso si ha paura di quello che non si conosce verosimilmente. E questo è un grave errore perché va capito che la persona che subisce violenza va aiutata, va ascoltata, ma nello stesso modo la persona che ha commesso il pedofilo va aiutato e ascoltato perché soffre appunto di una patologia. Io sono felicemente sposato, io dico sacente, perché non sono assolutamente sbattezzato, sono assolutamente felicemente sposato, sono cattolico, dico questo perché non voglio assolutissimamente che passi, visto che il libro, la storia del libro è un prete che abusa di un bimbo, di un ragazzo, in questo caso il giovane Emilio appunto, non voglio assolutamente che passi il messaggio a pedofilia uguale, chiesa, quindi assolutamente no. È una precisazione che ci tengo a fare indipendentemente dall'intervento del collega Marchese, mi sembra corretto e doveroso quanto meno. Bene, tra poco arriveremo alla parte che più mi piace, che è quella del colloquio con l'autore, con la casa editrice. Prima di questo colloquio diamo la parola all'onorevole Angela Napoli, sempre molto attenta, sempre molto sensibile a queste tematiche. Prego, onorevole. Inizio anch'io col ringraziare doverosamente l'Associazione Universo Minori perché insieme alla Presidente Rita Tulelli, al Vicepresidente, continua in maniera anche costante, devo dire, a fare questi incontri che hanno alla base le trattazioni di argomenti di notevole importanza, soprattutto per i giovani. Quindi questi incontri non devono essere considerati come qualcosa tanto per distrarsi dalla normale lezione quotidiana, ma devono essere attenzionati nei loro contenuti
perché gli argomenti toccano realmente soprattutto i giovani e soprattutto anche i minori che diventano spesso vittime inconsapevoli di determinati reati, e quindi occorre essere a conoscenza degli stessi reati e riuscire non solo a trovare la capacità della denunzia, ma anche a essere davvero informati per prevenire e quindi evitare di cadere in queste trappole che sono delle trappole effettivamente micidiali. Voglio anche ringraziare l'autore del testo, il dottor Emilio Grimaldi, per avere avuto un coraggio che non è facile trovare, perché raccontare la propria storia autobiografica che appunto evidenzia l'essere caduto in essere stato vittima di un reato così grave quale quello della pedofilia e farlo senza esimersi dalla descrizione completa, anche particolareggiata, di quanto gli è accaduto, credo che non sia realmente facile, ci vuole coraggio, e di questo gliene va dato atto e va ringraziato, perché quanto è descritto dal dottore Grimaldi nel testo deve servire a tutti per capire effettivamente la gravità di questo reato che per la vittima diventa davvero incancellabile per l'abuso subito, se ne, si porta dietro per tutta la vita, forse più quando si diventa adulti che fino a quando si rimane minori, ancora inconsapevoli in fondo del reato subito. E anch'io voglio subito sgombrare il campo, anche perché qualche giornale, qualche quotidiano regionale negli ultimi giorni ha pubblicato i casi di pedofilia, però condensandoli tutti, evidenziando tutti la responsabilità della Chiesa. Io questo voglio subito sgombrare il campo, perché essendo stata anche la relatrice della Convenzione di Lanzarote, che è stata citata prima dall'avvocato, abbiamo avuto modo di audire diverse parti responsabili o che studiano questo fenomeno della pedofilia, e ci siamo resi conto che non è vero che la maggior parte di questi reati di pedofilia vengono attuati all'interno del mondo della Chiesa, dove peraltro va dato atto a Papa Francesco di essere intervenuto in maniera molto decisa per irrompere e mettere da parte chi all'interno del mondo ecclesiale commette questo reato. Ma la
maggior parte dei reati, come è stato detto, purtroppo avviene all'interno delle famiglie o dei mondi dove si crea una certa vicinanza, voi anche all'interno della scuola, non dimentichiamolo questo, ci sono stati casi che ogni tanto vengono anche denunziati dalla stampa, purtroppo, che avvengono laddove il minore o crea un rapporto che diventa anche un po' un rapporto affettivo o crea un rapporto di sudditanza o comunque c'è un rapporto all'interno del quale trascorre insieme buona parte delle sue ore quotidiane. Ecco perché forse anche il discorso della famiglia interviene molto in questo reato. Reato che, devo dire, nonostante ci fosse una legge quadro, una legge del 1998 che in qualche modo puniva già lo stesso questi interventi, era però tutto sommato sottovalutato o quantomeno non c'era l'incoraggiamento alla denunzia, perché non c'era nemmeno la consapevolezza della realtà con la quale questo reato purtroppo si è incancrenito all'interno di tutta la comunità, non solo nazionale ma anche internazionale. E devo dirvi che il legislatore si era già fatto carico, comunque conoscendo di come questo reato stesse effettivamente evolvendosi, si era già fatto carico di studiare comunque delle forme di intervento non solo legislative, quindi per prevedere l'aumento delle pene e l'inserimento nel codice penale del reato stesso, ma si era fatto carico anche per valutare il fenomeno della pedopornografia, cioè tutto l'abuso che viene fatto anche attraverso il sistema di internet molto diffuso purtroppo al giorno d'oggi. E siamo arrivati due anni fa alla convenzione di Lanzarote, quella convenzione che appunto è stata richiamata dall'avvocato inizialmente, ma che è una convenzione che ha imposto all'Italia di aderire alla stessa convenzione, che è una convenzione internazionale e che quindi ha reso ufficiale il reato di pedofilia a livello internazionale. E devo dire da relatrice che l'Italia in questo senso, nella convenzione di Lanzarote, è stata anche più brava delle altre nazioni che hanno aderito a questa convenzione, perché ha inserito un reato che non era previsto nella convenzione di Lanzarote così come proposta, ed è il reato, viene definito correttamente nella relazione di Rooming, ma è il reato di adescamento, che è un reato, cioè non era considerato un reato, ma è la forma
attraverso la quale effettivamente il minore cade, diventa vittima, perché è l'adescamento la prima forma attraverso la quale, che può essere un adescamento di diverso genere, quello che vi dicevo prima attraverso le reti di internet, no? Mettendo attraverso, inserendo delle immagini e delle figure che attirano e incominciano appunto ad adescare il minore, e in questo senso si è dato molto si è chiesto l'intervento della polizia postale, tutta quella per valutare attentamente, ma è un'attenzione che soprattutto voi giovani dovete usare, perché quello dell'uso delle reti internet per adescare da parte del pedofilo, per adescare il minore o anche per commettere comunque un abuso sessuale nei confronti del minore, è un modo, un metodo molto molto diffuso, proprio perché i giovani al giorno d'oggi usano tanto, e quindi abbiamo inserito anche il reato di pedopornografia, perché anche le figure pornografiche inserite nelle reti internet portano a questa forma di adescamento, nella quale diventa facile assolutamente cadere. Allora, io non voglio farla lunga, perché è importante che parli l'autore del libro, perché poi le esperienze personali sono quelle che lasciano realmente, come vi dicevo prima, impresso nella vita quotidiana della vittima queste violenze subite, e quindi è giusto che parli lui. Però voglio dirvi che nell'ambito delle norme che sono state appunto avviate con la Convenzione di Lanzarote, c'è anche la possibilità di fare una grande attività di prevenzione, che, come è stato detto, diventa più importante ancora dell'attività di repressione. Quella, per carità, è assolutamente necessaria, ma quando c'è l'attività di repressione, il reato è già stato commesso e quindi ne pagano sia la vittima in termini soprattutto psicologici, e però la nuova norma prevede un forte aiuto alla vittima, un forte incitamento alla denuncia, perché c'è sotto tutte le forme, fin dalla tutela del momento dell'interrogatorio della vittima. Non si prevede più che l'interrogatorio di una vittima di pedofilia venga gestito da un procuratore qualsiasi, da un magistrato qualsiasi. Devono essere proprio magistrati ormai che hanno studiato il fenomeno, che hanno fatto corsi adeguati per interrogare anche la vittima e quindi il minore, per cui c'è una grande attività di assistenza sia per il minore sia per la vittima, sia anche per il pedofilo, sperando che si possa avviare verso una strada di recupero della sua patologia, e quindi in tal senso la legge aiuta molto. Ma vi dicevo, è importantissima
l'attività di prevenzione. L'attività di prevenzione deve portare a conoscenza, deve essere veramente capace di conoscere, di portare a conoscenza tutti quanti della gravità di questo fenomeno, per essere appunto prevenuti ed essere in grado di anche denunziare, non sopportare, non tacere, perché la tutela per chi denuncia c'è e deve riuscire a scrollarsi. E forse questo appello io mi sento di rivolgerlo non solo a voi studenti, ma anche alle mamme di famiglia, perché sono a conoscenza di tantissime mamme che vedono praticare questo abuso sessuale all'interno della famiglia, e per salvaguardare comunque la famiglia o per essere in qualche modo custodi, diciamo, del, tra virgolette, dell'onorabilità della stessa, preferiscono subire e tacere, e non si fa così il bene del proprio figlio o della propria figlia. Ecco, bisogna assolutamente trovare la forza e il coraggio, sapendo che c'è dalla parte delle istituzioni chi garantisce questo coraggio della denuncia, appunto bisogna trovarlo, questo coraggio, per far crescere in maniera sana il proprio figlio minore, la propria figlia minore. E un'ultima cosa che stavo per dimenticare, nell'AMMA, che reputo estremamente importante soprattutto per voi giovani e per i docenti della vostra scuola, c'è l'obbligo nella legge da parte di chiunque viene a conoscenza, anche attraverso un elaborato, c'è l'obbligo di denunziare. Perché dico non volevo dimenticare anche questo punto? Perché a volte un minore, uno studente, può essere incoraggiato a far trasparire in alcuni elaborati, nei classici temi scolastici, dei fatti che ha subito o che vede subire all'interno della propria famiglia. Allora, la legge ha anche imposto quest'obbligo per gli insegnanti, per i docenti, appunto, di denunziare, quindi di essere d'aiuto alla vittima. Questo è un altro fatto che credo vada attenzionato sia dai docenti, i quali devono leggere con attenzione gli elaborati e riuscire a cogliere anche psicologicamente il contenuto di determinate frasi, di determinati racconti, perché possono effettivamente essere d'aiuto per la crescita reale del giovane. Allora, c'è una piccola modifica alla scaletta, interviene Monsignor Facciolo. Prego, si può accomodare, così sentiamo anche la controparte da un punto di vista, appunto, della Chiesa. Prego. Il saluto dell'arcivescovo, che doveva essere qui presente, ma per un malessere fisico ha mandato me. Io sono giudice ecclesiastico da 28 anni, come giudice delle cause matrimoniali della Sacra Rota, e in questi ultimi tempi sono giudice delegato da alcuni vescovi della Calabria per trattare i processi
a sacerdoti per pedofilia. Quindi mi trovo qui in un contesto di lavoro. Cosa dico? La Chiesa da 3.000 anni è vicina ai piccoli. E Gesù disse: guai chi scandalizza uno di questi, è meglio che si metta una pietra al collo e si tuffi in mare. Da questo insegnamento, che oggi potremmo definire contro la pedofilia, ne è derivata tutta la legislazione canonica nella Chiesa. E nella codificazione ultima, e già nella codificazione del 1917, c'erano le pene inerenti a situazioni irremorali. Questa è una frase tecnica detta in latino, nel codice scritto in latino, per dire che quando si tratta di argomenti che toccano la morale, e quindi dalla morale di giustizia alla morale sessuale, ci sono dei processi speciali. Ultimamente, con il codice dell'83, sono stati questi tradotti in graviora delicta. Quindi tra i delitti che ci sono nell'ambito dei cristiani, ci sono alcuni qualificati come i più gravi, tra questi l'abuso minorile. L'età per la Chiesa: un sacerdote accusato di pedofilia se ha una relazione con una persona al di sotto dei 16 anni. In una contestazione processuale un sacerdote, dicevano, erano già 16 anni e 3 mesi, l'altra parte diceva erano 15 anni e 11 mesi. Io ho detto al sacerdote: lei certamente avrà un'agenda personalissima, qualche appunto diciamo interiore l'avrà messo, cerca di essere fedele a se stesso, alla sua coscienza, perché questo processo noi lo verifichiamo attraverso un linguaggio di coscienza. Dinanzi a Dio tu giuri, non dinanzi a me. Ebbene, in uno di questi processi, ecco, io mi riferisco a quello che ha detto il giudice o avvocato che ha parlato per la prima volta: qualche volta c'è una distorsione della verità. Io, dopo aver fatto un processo, ho tratto queste conclusioni mandate alla congregazione della fede presso cui io sono stato per avere incontri personali con la mensa superiore, no? La mensa superiore è questa: che c'è la presunzione per il delitto. E già si parte a dire: colui che ha abusato è certamente soggetto di delitto. Però, da quanto ho capito nella vicenda giudiziaria e processuale, è emerso, secondo me, quello che diceva l'avvocato, e cioè delle trasversalità di vendetta. In questo caso, siccome il parroco inavvedutamente toglie dal gruppo dei catechisti degli adulti papà e mamma di questa che oggi ha 29 anni e dichiara di aver subito violenze all'età di 16 anni, prima domanda: perché da 16 anni a 29 anni ha taciuto? Forse perché è un'ipotesi spinta dalla vox populi dell'oggi, dell'informazione,
l'era della pedofilia, l'era, eccetera, oppure per una vendetta sotterranea, anche in considerazione che questa giovane, che è questa adolescente all'età di 16 anni, si era costituita lei epicentro della vita pastorale in parrocchia. Alle feste il parroco invitava tutti quanti ad un pranzo sociale, lei pretendeva il primo posto centrale e quindi, ecco, la congregazione scrive e dice, incominciate a vedere attraverso le perizie psicologiche che status mentalis aveva questa ragazza per tempo. Questo, vedete, non per diminuire la realtà oggettiva che possono essere compiute, e qui io non vengo a dire la quantizzazione è alta, io vengo a dire che la qualità del delitto è grave, è chiaro, e se ci fosse quantità nel mondo ecclesiastico, Giovanni Paolo II ha chiesto perdono, Benedetto XVI ha chiesto perdono, Papa Francesco ha incontrato familiari e vittime, ha costituito una commissione speciale nella quale ha messo anche una donna che è estera, che ha subito, ecco, violenza. La Chiesa è vicina, però se in Italia siamo 46.000 preti e sbagliano 1.000, ma vedete che dire che tutta la Chiesa è impastata di pedofilia credo che non è una giusta dimensione di equilibrio. Io saluto il dottor Marchesi e voglio ricordarle che la sua affermazione mi ha fatto gioire, ripensando che la Chiesa offre la libertà interiore a tutti. Questa è la migliore arma della Chiesa, non fa proselitismo, lascia libertà, con le porte a ventola, entrare ed uscire. E questo è l'argomento principe del battesimo, per non darlo da bambini e darlo quando si è coscienti. Allora la Chiesa dice possibile. Papà e mamma danno gli alimenti e danno l'istruzione scolastica ai figli senza interpellarli. Gli danno automaticamente anche la vita spirituale, secondo mani vorranno, possono anche smettere. Ma smettere che cosa? L'apparato esterno del battesimo, il carattere resta sempre. Una seconda annotazione per quanto riguarda l'educazione sessuale. Io in un esame post-laurea di diritto canonico ho avanzato in sede di esame l'ipotesi della educazione sessuale. Scatta la presidentessa, che era di Crotone, e mi dice, come un prete si permette? E mi hanno tolto 2 punti da punteggio massimo, anziché 100 mi hanno messo 98. Però vedete, bisogna essere anche coraggiosi a dire le cose come si pensano. Grazie. Io ringrazio il signor Facciolo e vi assicuro, non è facile avere un convegno di questo, voglio presentazione del libro chiaramente, su questa tematica così particolare, così delicata, avere comunque la presenza della Chiesa che, tra virgolette, ci mette la pace in prima persona, dicendo chiaramente quello che pensa. Ok, ora parla l'avvocato Concolino, dopodiché faremo un tavolo a 4 con l'avvocato Bianchi, il presidente della Federazione Universitaria Cattolica Italiana, Sebastian Ciancio, con l'editore e l'autore. Ok, prego. Sì.
Sì, io concludo, diciamo, questa parentesi tecnica rispetto al collega Flati che mi ha preceduto, l'intervento anche dell'assessore Sgromo che in quanto avvocato anche lui ha voluto fare qualche accenno. Chiaramente dal punto di vista legislativo il collega Flati ha chiuso in qualche modo il quadro di quella che è la normativa attuale, quindi io volevo più che altro concentrarmi soltanto su alcuni aspetti, quindi non vi ruberò tantissimo tempo. Ci si concentra spesso da questo punto di vista sulla punibilità dell'autore del reato, sulla riprovevolezza del gesto, ci si dimentica troppe volte di porsi anche dal lato della vittima, dal lato cercare di capire esattamente quello che ci si aspetta in un procedimento penale dal soggetto che questi abusi ha subito. Sentivo parlare prima dell'arrivo oggi fino alla convenzione di Lanzarote, l'onorevole Napoli prima ha parlato della legge quadro che ha dato una consapevolezza ulteriore alla denuncia, benissimo, ma fino al 1996 questo tipo di reati erano inseriti all'interno del codice penale, del codice di procedura anche, come dei reati che andavano a ledere la moralità pubblica e il buon costume. Cioè, non era un reato che andava a ledere la libertà individuale e personale del soggetto che subiva questi abusi, ma la collettività in generale. Ecco, oggi questa consapevolezza anche da parte del legislatore, dell'opinione pubblica in generale è cambiata. Oggi ci si sposta di più sul lato della vittima, della libertà appunto personale che la stessa si è sentita violata. E il momento principale, il momento più importante nell'ambito del procedimento penale è proprio quello della denuncia. È quel momento in cui vi è la rivelazione dell'abuso subito. Prima l'onorevole Napoli ha anticipato un po' questo argomento dicendo: anche voi docenti, quando siete all'interno delle scuole, leggendo un tema, leggendo qualcosa, può succedere che venga fuori un elemento che possa far pensare che ci sia stato un abuso o qualcosa del genere. Io distinguerei da questo punto di vista la rivelazione, che è quella diretta, che è anche più semplice poi da portare avanti, semplice, c'è una denuncia diretta da parte del soggetto che dice: ho subito una violenza. Ci vuole una consapevolezza forte, ci vuole una forza, un grande coraggio come quello che ha avuto Emilio, che a distanza di anni ha voluto raccontare tutto questo. Ma c'è anche invece la rilevazione, cioè quell'accertamento che è invece mascherato, che è più difficile poi da portare avanti. C'è una riluttanza anche ad arrivare alla denuncia, ad arrivare all'avviamento di un procedimento penale che potrebbe esporre il minore a chissà quale esposizione mediatica, la famiglia in generale, andare a fare una delibazione preventiva su quella che è la credibilità stessa del racconto. Questo è un accertamento che spetterà alla procura, al giudice, a chi porterà avanti le indagini. Non è un accertamento che spetta a chi riceve questa notizia. Fortunatamente oggi, con tutte le riforme che ci sono state, quando si subisce una violenza di questo tipo, i casi in cui è obbligatoria e necessaria la querela, che mentre normalmente può essere esposta entro 3 mesi da quando avviene il fatto, in questi casi può essere esposta entro 6 mesi, quindi i tempi sono più lunghi, e poi è irrinunciabile, non può più essere ritirata. Fortunatamente oggi, grazie all'articolo 609-7 del codice penale, quando chi subisce questa violenza è un minore degli anni 18, non è più necessario nessuna denuncia. C'è un obbligo addirittura in capo a quei soggetti che pubblici ufficiali o incaricato di pubblico servizio, come lo sono ad esempio i docenti, come lo sono coloro che per cura, educazione o qualunque altro motivo si trovano a contatto con il minore,
e vengono a conoscenza di un episodio di questo genere, hanno l'obbligo di andarlo a denunciare. Prima sentivo il dottore Marchese che parlava di prevenzione, benissimo, è proprio questo l'aspetto importante in cui andare a battere, la prevenzione, dare anche maggiori strumenti alle questure con delle sezioni specializzate. Abbiamo un'esperienza fortunata nella questura milanese che aveva creato una struttura specializzata proprio nel settore, in questo settore, anche perché altrimenti senza una collaborazione attiva da chi dovrebbe, da chi ne ha la potestà genitoriale o chi ne ha la curatela, diventa anche difficile poi attivarsi e porre in essere tutti quegli strumenti che poi alla fine non sono sfortunatamente tantissimi fino ad oggi. Adesso dalla convenzione di Lanzarote in poi probabilmente questa coscienza sociale è cambiata, è mutata anche adesso l'obbligo di riferirsi direttamente al tribunale per i minorenni, che è quello che più di ogni altro può agire perché conosce la diversità nell'aspetto, nell'approccio rispetto al minore. Il minore non è una qualsiasi persona che subisce persona offesa di un qualsiasi reato. Il minore, sia quando è colui che commette il reato, sia quando è colui che il reato lo subisce, è un soggetto che ha bisogno di tutele differenti, ha bisogno di essere compreso. Poi chiaramente ci saranno tutti gli altri aspetti che esperti nel settore potranno chiaramente valutare. Il Tribunale per i minori ha anche quegli strumenti che sono atti a prevenire il protrarsi di queste situazioni e che ha la possibilità appunto di valutare nei dettagli quali sono le migliori soluzioni adottabili. Bene, io voglio concludere dicendo che costruire diciamo una nuova cultura da questo punto di vista significa anche andare a responsabilizzare coloro che al momento si sentono degli adulti senza qualità e senza ruolo. Sono loro che devono essere il faro e la guida nei confronti di questi minori che altrimenti sarebbero senza nessuna tutela e si sentirebbero sempre più soli. Grazie. Ok, finalmente siamo arrivati alla parte clou della presentazione, appunto la presentazione in sé del libro. Io vi presento l'autore Emilio Grimaldi, la persona più coraggiosa in assoluto in questo tavolo, al quale chiedo immediatamente il perché di questo libro. Prego Emilio. Allora, innanzitutto chiediamo una cosa, io non ho avuto nessun coraggio a scrivere quello che ho scritto. L'unico che ha avuto coraggio, credo, e sia stato l'autore, sia stato l'editore a pubblicare un libro di questa regione arcidiocesana della Città del Sole. Io non ho avuto bisogno del coraggio, di avere coraggio per scrivere questo libro, non è stato, è stata un'esigenza che non ho potuto controllare, perché a un certo punto della mia vita erano passati molti anni, in effetti sì, erano passati molti anni, e probabilmente se non l'avessi scritto non avrei continuato a mantenere il segreto per altri 100, Monsignor Facciola. Perché a un certo punto della mia vita mi sono accorto che, dopo essere andato via dal seminario, ho cominciato a subire di una forma di psicosi manico-depressiva, proprio perché durante gli anni di seminario io ho tenuto nascosto tutto quanto, lo sforzo, l'energia utilizzata per poter mantenere sempre sotto nei ricordi, ha avuto delle conseguenze. Quindi a un certo punto della mia vita mi sono accorto il motivo del mio stato aveva un filo conduttore di cui parlo nel libro, quello che ciò che mi rimproverava sempre la mia professoressa di italiano delle scuole medie, che quando scriveva i temi non seguivo mai un filo conduttore, nel senso che passavo da un argomento a un altro, no? Questo lo diceva sempre i miei genitori, dice questo figlio è bravo,
però ormai nei temi si riesce a vedere solo il filo conduttore. Il filo conduttore, stranamente, poi probabilmente anche per questo è stato anche ciò che ho cercato sempre nella mia vita, perché credo che tutte le cose abbiano una logica, anche se razionale, ce l'hanno sempre. Allora, a un certo punto mi sono accorto che questo filo conduttore si è fermato, nel senso non andava avanti, e ho capito il motivo per cui mi sono messo a scrivere. È stato un libello scritto di getto. Sono ritornato a essere bambino e, ripensando quei momenti, ripensando a tutto ciò che ho vissuto, ho ripercorso il disincanto di un ragazzo che abbraccia la vocazione sacerdotale, si interfaccia con alcune persone, con alcuni ambienti circoscritti, quali la parrocchia, il rettore e altri, che poi abbandona, perché a un certo punto si rende conto che non ha più la vocazione. Nel momento in cui ho abbandonato, io l'ho abbandonato perché la psicosi era arrivata all'apice, per cui non avevo scelta, e se fossi rimasto in seminario probabilmente adesso non sarei qui e probabilmente non sarei in un altro posto. E comunque per me è stata un'esigenza, quindi scrivendo o rispolverando un po' la memoria questo segreto, piano piano, no? Ho dovuto spolverarlo un bel po', perché probabilmente anche il programma Cleaner del PC non mi sarebbe passato per pulire tutta la polvere che aveva fatto questo segreto. E venendo fuori poi ho capito il motivo per cui il filo conduttore si era interrotto. Quindi la scrittura mi ha aiutato a liberarmi, quindi non è stato nessun coraggio. Vi ringrazio per il coraggio per cui mi avete lodato e ringraziato, però sinceramente per me non ho avuto nessuna forma di coraggio. Vi posso assicurare che è stata di una naturalezza estrema, come andare in bicicletta oppure anche come andare in bagno, ve lo dico sinceramente. Quindi devo ringraziare, l'unico che ha avuto veramente coraggio è stato l'editore, che ha creduto in me, mi ha dato fiducia, un editore che forse voi non conoscete, ma un editore di Reggio Calabria, un editore che porta il nome di un grandissimo storico, un grandissimo filosofo della Calabria, Tommaso Campanella, di cui dobbiamo sempre essere fieri di avere come conterraneo. Riguardo alla Chiesa, che deve essere, che secondo Monsignor Faccioli è vicina alla pedofilia, io vorrei appuntare due cose. La prima è che la Chiesa di Papa Francesco certamente sì, però non c'è solo la Chiesa di Papa Francesco, ci sono anche le chiese locali. E la mia domanda è semplice: nel momento in cui un prete viene accusato di pedofilia e l'avvocato difensore di questo prete è l'avvocato della diocesi, mi dica, Monsignor Facciolla, come la Chiesa è vicina a queste tematiche. Glielo dico. Riformulo, le arricchisco la mia informazione. Don Roberto Mastro, ex parroco di Belcastro, è a giudizio perché è accusato di aver violentato 17 ragazzini minori di 14 anni. Un ragazzo addirittura ne aveva 10. L'avvocato che lo difende al Tribunale di Catanzaro e Aldo Truncè, l'avvocato della diocesi di Crotone Santa Severina. Per cui, che cosa succede? Che cosa è successo in questo caso? È successo che non solo il vescovo non si è degnato di spendere una sola parola, di venire a trovare la comunità di Belcastro colpita da questo dramma, dalle misure spropositate, ma addirittura fa quadrato per difendere il suo prete, che evidentemente, ancora il giudizio non si è concluso, evidentemente c'è, come diceva lei prima, che c'è il sospetto, basta che ci sia il sospetto la Chiesa è vicina. Non solo c'è stato un incidente probatorio, sono stati interrogati tutti i ragazzini.
Non ho finito. Melodica lei. Glielo faccio capire. E per cui, cioè, quale può essere la risposta della Chiesa a un fatto, cioè il momento in cui la Chiesa risponde così, non dicendo niente, non andando a incontrare, e addirittura difendendo sotto banco Aldo Truncello, l'unico a scrivere questa cosa sono stato io. Nessuno si è scandalizzato di questa cosa qui. Cioè che il suo avvocato sia proprio l'avvocato della diocesi. Per cui le ribadisco la domanda: come si fa, come la Chiesa locale, perché la Chiesa di Papa Francesco, mi perdoni, ma è vicina veramente a tutti, soprattutto ai non cattolici. E quindi è facile parlare bene di Papa Francesco, perché in un anno ha dimostrato di essere veramente il servo di Dio, il servo dei servi di Dio. Per cui, ma le chiese locali, le chiese parrocchiali, le parrocchie, le chiese, come fanno a essere vicine a queste tematiche se si comportano così? Orazio. Io le dico. Io le dico la legge della Chiesa. Lei ha fatto giustamente distinzione tra Chiesa centrale e Chiesa locale, no? Sì. Alla Chiesa locale, in questi casi, non spetta dare il giudizio definitivo. La congregazione della fede demanda al vescovo diocesano di fare la indagine previa, e l'indagine previa non può essere fatta sul palcoscenico, deve essere fatta sul segreto. Io sono stato invitato dalla congregazione con lettera dell'altro giorno di prevedere una visita peritale con uno psicologo, dice, virgola, possibilmente chierico. Io adesso sto alla ricerca di un prete psicologo che possa coniugare esigenze spirituali, esigenze materiali, fisiche, però alla luce dell'antropologia cristiana. Questo è importante, perché se non c'è un perito che abbia presente la struttura pedagogica cristiana, potremmo incorrere in errori madornali, sia per colui che ha subito, sia per colui che è stato denunziato. Quindi il fatto che il vescovo di Crotone non sia venuto in parrocchia, ha esercitato il suo prudente giudizio, appunto, della saggezza pastorale. Dopo che il malloppo, non in senso pecuniario, ma in senso di materiale probatorio, viene rinviato a Roma, Roma poi decide se fare il vero processo. Questa è ancora diciamo una previa recognizione dei fatti. Quindi bisogna anche saper attendere. Bisogna saper attendere, però la Chiesa non ha bisogna saper attendere, però la Chiesa è stata immediata, celerissima, meglio di più di Schumacher nel nominare lui quale avvocato difensore. L'ha dovuto fare perché, invitato da Roma, il vescovo procede su indicazione, essendo specificità di graviore delitta, deve avere il mandato della congregazione, che è la prima congregazione della Santa Sede, e che oggi agisce in nomine pontificis, nel nome del Papa. Io prendo atto di quello che lei mi sta dicendo, però sinceramente non sono io vengo dal lavoro manuale che sto facendo. Non sono quel problema. Se per il Papa Francesco si sapesse questa cosa, probabilmente si comporterebbe in modo diverso. Ma lui può fare quello che vuole, perché è la mia opinione. Lui è legislatore, però le congregazioni eseguono il suo parere, perché ogni 15 giorni il cardinale prefetto va in udienza dal Papa,
e presenta le questioni di maggiore importanza. È il Papa che dà gli orientamenti. Tanto è vero che nel decreto in latino che manda la congregazione dice: Pacto verbo cum santissimo, cioè avuta udienza col Santo Padre, si dispone quanto segue. Ok, ora la voglio far parlare l'editore Franco Arciglio della Dittatura di Missione. E devo dire questo: loro sono appunto di Reggio Calabria. Io dico, cioè, di recente abbiamo iniziato questo lavoro sinergico tra le due città, perché spesso c'è questo campanilismo, no? Tra il Catanzaro, Reggio, invece no, c'è questa sinergia tra l'associazione di Catanzaro e la casa editrice di Reggio. Appunto, loro hanno voluto fortemente la presentazione di questo libro nel capoluogo di Regione. Bene, Franco, dici la tua su questo libro, perché hai sposato la causa. Sembra una domanda quasi scontata, ma non lo è, perché di sicuro è una tematica molto particolare, molto delicata e molto sensibile. A te, Franco. Ringrazio Gaetano che ci supporta e ci aiuta in questa attività, e ringrazio l'Associazione Universo Minori, perché veramente avete questa gran fortuna a Catanzaro, perché vedete, si parla tanto, i nostri politici, soprattutto regionali, si riempiono la bocca col discorso che la cultura deve arrivare nelle scuole, che i libri devono arrivare nelle scuole, però alla fine i libri degli autori calabresi, degli editori calabresi, è difficilissimo che arrivino nelle scuole. Noi abbiamo solo chiesto, perché non chiediamo assistenzialismo a nessuno, abbiamo chiesto semplicemente che dalla regione arrivasse una politica di indirizzo, nel senso una segnalazione per dire a presidi e insegnanti: adottate come libri di lettura, per carità, non come libri di testo, i libri di autori e di editori locali. Purtroppo questa non è mai arrivata, per cui devo riconoscere questo grande merito agli amici dell'associazione, perché oggi mi danno l'opportunità di parlare, come faccio spesso, solamente grazie a degli insegnanti e mai ai presidi. Posso solo dire, e lo dico con un grande scandalo, che il più grande istituto scolastico della mia città, il liceo scientifico Leonardo da Vinci, che addirittura con le sezioni è arrivato alla lettera Z, l'unica attività culturale che ha fatto quest'anno è stata invitare Gabriel Gatto, che non si capisce bene per quale motivo uno come Gabriel Gatto dovrebbe arrivare a parlare con i ragazzi radunati tutti nella Romagna ad osannare Gabriel Gatto come icona della cultura italiana, per dirvi come siamo messi e come siamo combinati. Detto questo, io devo dire che ho ascoltato con tantissimo interesse tutti gli interventi che mi hanno preceduto. Cioè, si parla di coraggio. Qui, insomma, io ho fatto semplicemente il mio mestiere, perché il mestiere dell'editore non è quello di stampare i libri, quello è il tipografo che lo fa. L'editore è quello invece di intercettare nella società tutte le persone che hanno qualche cosa da dire, qualche denuncia da fare, e di aiutarli ad esprimere questa loro posizione. E questo è il semplice lavoro dell'editore, io l'ho voluto fare e lo continuerò a fare, perché secondo me questa è la mia, permettendo un parolo, di usare un parolone, la mia missione. Quando Emilio mi ha presentato questo testo, io mi sono posto una serie di problemi, perché Emilio, voglio dire, qualcuno, l'accusa principale ingiusta che si può porre a Emilio è quella di dire: perché hai aspettato 20 anni per fare la denuncia? Allora voi dovete capire una cosa: i genitori di Emilio, il fratello di Emilio, i parenti, gli amici di Emilio hanno scoperto questa vicenda leggendo questo libro. Emilio, quando è uscito il libro, è andato via dal suo paese, che era Belcastro, e grazie all'amore della sua compagna è andato a vivere a Cosenza, in provincia di Cosenza, con lei. Lui ha lasciato il suo paese, quindi altro che non ha avuto coraggio. Lui ci ha messo sì 20 anni, io di questo me ne sono fatto un cruccio. Noi sappiamo nome e cognome dell'aguzzino di Emilio, e tra l'altro io l'avrei voluto scrivere, lui pure, però io prima di pubblicare il libro sono andato a parlare con una persona che a me è molto cara, che l'ex questore, lo posso dire perché è un amico mio di infanzia, Guido Marino, questore di Catanzaro. Siamo andati assieme a Emilio e gli abbiamo posto questo problema. Lui ci ha detto: purtroppo sono passati tanti anni, 20 anni, il delitto è in prescrizione, poi riuscite qui a rischiare di passare dal danno alla beffa, perché va bene che poi vi beccate pure una quenuzza. Ora io francamente sono fortemente tentato stamattina di dirvi come si chiama questo signore, però una cosa ve la posso dire: noi abbiamo messo l'iniziale, si chiama CM, questa persona noi l'abbiamo rintracciata, sta in una casa di riposo per il clero in provincia di Campania,
questa persona ha ricevuto il libro, questa persona ha il libro nelle mani e questa persona penso che abbia anche letto il libro. Quindi questo noi l'abbiamo fatto, questo per dire che noi non abbiamo paura di dire come si chiama, però aspettiamo che lui abbia ora magari un moto di coscienza, qualcosa con questo libro in mano che gli dovrebbe bruciare tanto se c'è un minimo di anima e un minimo di sentimento, che si faccia vivo lui. E noi saremo ben felici di accoglierlo, di ascoltarlo e magari di portarlo in giro anche con noi, perché ormai, non avendo commesso reati, è un uomo che non può essere denunciato, però quantomeno potrebbe riscattare questa sua esistenza, voglio dire, potrebbe riscattarla con un gesto simile. Quindi io non mi pare di avere altro da dire, se non che mi associo, sono nella stessa condizione dell'amico dottor Marchese che mi ha preceduto, anch'io sono un non credente, anche se ho passato i primi 7 anni scolastici della mia vita, 2 di asilo e 5 di elementari, alle Suore di San Vincenzo. E che le Suore di San Vincenzo non finirò mai di ringraziare, perché quando sono uscito da lì avevo capito veramente tante cose, e una di queste era quello appunto che non mi sentivo più vicino alla religione e alla Chiesa. Però quello che voglio dire è che anch'io sono molto affascinato dalla figura di Papa Francesco e ho tantissimi amici preti. Io ho una collana che si chiama Il Pensiero Religioso, dove ho pubblicato quasi 20 testi di amici religiosi. Sì, tra cui sono innumerabili, ma tanti altri preti sono amici miei. Io quello che dico è che secondo me la Chiesa ne esce fuori da questa storia nel momento in cui si rende conto, lo dice apertamente, che la Chiesa è una delle vittime di queste vicende. Perché se voi non vi rendete conto di essere anche voi vittime di queste vicende e non le tirate fuori, secondo me non ve ne libererete mai. Per cui, insomma, noi facciamo la nostra parte, gli editori fanno la nostra parte, gli scrittori fanno la loro parte, le associazioni fanno la loro parte, la Chiesa a un certo punto ormai, su questo abbrivio che vi dà Papa Francesco, secondo me sarebbe il caso che veramente tirasse fuori veramente questo problema una volta per tutte definitivamente, emarginando questa gente che vi sta veramente distruggendo una reputazione, come bene ha detto lei prima. Vi ringrazio a tutti. Ora chiediamo il parere del dottor Giorgio Pezzuto, il vicecommissario della Questura di Catanzaro. Prego. Grazie a tutti, buongiorno. L'attenzione quando si affrontano questi argomenti è proprio pesante, molto si sente, e voglio cercare un po' di stemperare questo aspetto che ci colpisce a tutti in maniera profonda. Io volevo presentare alcuni aspetti del problema. Io faccio parte della questura di Catanzaro, della squadra mobile, all'interno del quale è stato creato sin dal 1996, per tornare a un discorso che ha fatto l'avvocato che ha parlato prima, un ufficio che si occupa in maniera specifica e specialistica di questo tipo di fenomeno. Con un impegno veramente importante da parte del Ministero dell'Interno, che ha investito risorse, corsi di formazione continui per creare personale specializzato. Perché qui stiamo parlando, attenzione, io vi prego di cercare di mantenere alta l'attenzione, so che siete stanchi e poi dopo di me ci sarà l'avvocato che dirà sicuramente cose importantissime. Sono reati difficili da trattare anche dal punto di vista investigativo. Perché? Noi, pur essendo polizia di Stato, che se ne dica, rappresentiamo le istituzioni, ma abbiamo interesse a che la giustizia faccia come dei trionfi. E perché la giustizia trionfi? Bisogna adottare tutte le cautele necessarie affinché la giustizia appunto trionfi senza danneggiare la vittima o il presunto autore, attenzione, perché parliamo di presunti autori. L'avvocato prima di me ha fatto un'importante distinzione tra la rilevazione e la rivelazione, sono due momenti essenziali nel processo che porta all'accertamento della verità. Per la rivelazione, ecco qui, nella mia esperienza che cosa viene fuori? Che le vittime o presunte vittime, nel corso degli anni, scopriamo noi a posteriori, quando il fenomeno viene fuori dopo 20 anni, quando partiamo con le indagini, scopriamo che
quasi spesso, non sempre, ma spesso, c'erano stati dei segnali, delle esplicite dichiarazioni, degli scritti nella scuola, delle confidenze all'amica, ecco, una serie di elementi che avrebbero potuto permettere di interrompere questo presunto abuso molto prima. Allora qual è stato il nostro, come dire, intervento nel mondo, diciamo, della società civile? Creare una rete, la famosa rete di cui si parla e si straparla moltissimo, con dirigenti scolastici, insegnanti, settore sportivo, perché ovviamente anche il mondo della scuola, perché spesso lì avvengono le rivelazioni, si spaventano rispetto a un argomento del genere, non sanno che fare, sarà vero, non sarà vero, e poi se denuncia che cosa succede. Quindi l'importanza di creare un'interfaccia, ed è questo l'appello che io lancio, con le persone che si occupano del fenomeno. Perché qui veniamo alla rilevazione e alla il connubio che c'è tra rivelazione e rilevazione. Perché una rivelazione gestita male crea danni irreparabili verso la rilevazione che sarà fatta poi dagli avvocati, dal giudice, nell'accertamento della verità. Allora, quando un bambino, dovesse succedere, un bambino o un ragazzo fa una rivelazione di questo tipo, bisogna rivolgersi a persone specializzate. Perché soprattutto più si è piccoli, più si è giovani, più c'è il problema enorme della suggestionabilità. E allora la maestra o il genitore, anche involontariamente, nel cercare di stimolare, di stare vicino a questo bambino o a bambina, può porre delle domande involontariamente, dico sempre, suggestive, che hanno il potere, quanto più è piccolo il bambino, di alterare anche il ricordo del bambino. E allora lì, siccome sono fatti spesso che avvengono nel segreto di una relazione tra due persone, cristallizzare questa prima rivelazione in maniera oggettiva è importantissimo. Ecco perché la legge ha previsto recentemente, con la Convenzione di Lanzarote, che le dichiarazioni sin dall'inizio devono essere audio-video registrate. Perché? Per questo, per dare modo anche alla difesa e al giudice di capire il modo in cui sono state poste le domande, se eventualmente c'è stata una suggestione involontaria, la reazione emotiva del bambino. E noi lo facciamo da anni ormai questo, prima ancora della convenzione di Lanzarote, anche in virtù della formazione che abbiamo ricevuto. E quindi l'appello è sicuramente questo. E poi il contesto giudiziario si è adeguato moltissimo per evitare quel fenomeno di vittimizzazione secondaria, che è molto importante, cioè esporre il bambino a ripetute interrogazioni, ripetute sollecitazioni che possono creare anche sofferenze secondarie, si chiama, cioè non dovuta al fatto ma dovuta invece all'intervento della giustizia. Quindi la genuinità, garantire la genuinità è fondamentale. Quindi io l'appello che rivolgo ai ragazzi, agli insegnanti, qualora vi capitasse, speriamo mai, di imbattervi con un problema del genere, di cercare il consiglio, conforto, uno specialista, una psicologa, anche noi della Polizia di Stato, in modo che si possa intervenire nel miglior modo possibile, perché sono reati gravi e infamanti anche. Quindi dobbiamo anche ipotizzare appunto il fatto che possa esserci un falso positivo, e cioè la statistica dice sono pochi ma ci sono, quindi tutelare la collettività in tutti i sensi. E quindi io mi pare di aver detto tutto quello che mi premeva dire, e poi magari se ci sono delle domande sono a vostra disposizione. Vi ringrazio. Grazie. Volevo porre una domanda a questo punto, con questo dibattito, no? Con l'autore. Ecco, volevo sapere com'è cambiata la tua religiosità. Sei ancora credente? Credi di meno? Cosa è cambiato? E poi questa è una domanda che rivolgo anche indirettamente al presidente della FUCI, della Federazione Universitaria Cattolica Italiana, Sebastian Ciancio. Prego, Emilio. Il mio senso religioso fondamentalmente non è cambiato, perché la Chiesa è fatta da persone, da uomini, quindi un prete,
il prete prima di tutto, prima di essere un prete, è un uomo, quindi non è un santo, prima di essere un santo è un uomo, per cui tutti possono sbagliare, anche perché noi. La Chiesa appoggia i suoi fondamenti, come diceva un vescovo pugliese, sui cuori delle persone. A seconda dei cuori dei preti, ecco che abbiamo una Chiesa bella, forte, oppure una Chiesa traballante. La Chiesa di Crotone, non solo per il mio caso, ma per tanti motivi, e credo che sia un po' traballante, non solo la Chiesa di Crotone, anche la nostra Chiesa, le chiese italiane. Quindi fondamentalmente il mio senso religioso non è cambiato, perché io ho sempre la storia del filo conduttore. Il filo conduttore mi ha aiutato, nonostante le critiche del processo italiano, mi ha aiutato a capire che il cuore della Chiesa, il significato più importante della Chiesa è la fede nella rivelazione del messaggio evangelico, quindi indipendentemente, però non sono più frequentato con me. Questo ci tengo a dirlo. Ok, sicuramente un messaggio importante, comunque merita un applauso assolutamente. Bene, il giovane Sebastian, tu cosa pensi in merito? Prego, poi facciamo intervenire anche dall'aspetto più tecnico l'avvocato Bianchi. Prego Sebastian. Penso che l'editore ha trovato la forza e il coraggio di pubblicare quest'opera, principalmente anche per un fatto, che non è credente. Ora spiego il perché. Per un credente, io ne parlo come lettore prima che come relatore, infatti sarò molto breve, giusto poi mi piacerebbe condividere con i ragazzi una riflessione. Per chi è credente, per chi crede in Gesù, e chi crede in Gesù crede anche nel seguito di Gesù, quindi anche in questa forma di gerarchia, anche se il termine gerarchia non mi piace, però non si può essere credente e non frequentare, perché si perde poi quello che anche è la prosecuzio del messaggio di Gesù. Per chi crede è un dramma leggere questo libro. Io l'ho provato, perché chi crede, quando sente l'esperienza di Emilio, soffre. Per chi come me crede, gioca a calcetto con i frati, vive con molti sacerdoti, si frequenta, va a mangiare una pizza insieme, si sente veramente ferito da quello che si legge su questo libro. E tutto viene subito un dubbio, un dramma interiore. Ma anche è vero che la Chiesa si pone, poi c'è la legge dell'uomo, c'è la legge di Dio, ma sicuramente la Chiesa si pone come qualsiasi padre si rivolgerebbe e si porrebbe nei confronti dei propri figli. L'editore è il padre? Sì. Se un vostro figlio abusasse di un minore, sarebbe scontata automaticamente che la permissione anche della reclusione del figlio. Dentro di noi c'è un dramma tra la giustizia e tra il dramma interiore di essere padri. Per me, io ho sempre avuto questa figura della Chiesa, crescendomi anche qui a Catanzaro, ho potuto veramente constatare anche l'affetto reciproco tra me e comunque i pastori che l'hanno guidata. E non è facile, non è scontato, assolutamente, perché l'immagine del vero pastore è quella di Gesù, che abbandona le 99 pecore per tornare indietro e recuperare la prima. È vero, Papa Francesco, così come emerge dai media, è stato facile magari mandare a casa un cardinale, un vescovo, però una pecora a volte vale più, però questa è proprio la grandezza della nostra religione, quella pecora vale più delle altre 99 e bisogna recuperarla. E così come abbiamo detto, abbiamo affermato, onorevole Napoli, qui è stata precisa, che non sempre la repressione nell'indice puntato e la cura ogni male, faccio bisogno della prevenzione, la stessa cosa deve valere anche nei confronti dei sacerdoti, perché sono uomini. Quindi ho detto che sempre la repressione verso il sacerdote poi possa avere un effetto benefico sulla società. Dopo questa mia brevissima considerazione, sarebbe tanto da dire, abbiamo visto con Papa Francesco come si sta rapidamente cercando anche di portare qualcosa di concreto a livello di prevenzione. Alla fine, il 22 marzo, nasce per questo motivo la commissione ad hoc per la tutela dei minori. Mi sembra doveroso leggervi la conclusione che avevo preparato per il mio intervento. Sbloccare l'indifferenza, l'omertà e il silenzio, vincere contro una guerra che miete vittime innocenti, debellare un cancro che colpisce la società indifferentemente. Per lottare contro la pedofilia non servono strategie militari, ma soltanto tre armi e non violente: parole, informazioni e conoscenze.
Per combattere la pedofilia e le tante forme di violenza sui minori è importante che tutti gli organismi agiscano in sinergia. Da prossimo laureato in giurisprudenza, so bene che il processo penale è indispensabile per ripristinare la legalità, ma è solo l'ultimo anello. Questo tipo di reati non si sana con la repressione o con l'indice puntato, ma solo con la denuncia, e mi permetto di aggiungere, con la consistenza di un apparato formativo, funzionale e concreto. Non bastano PON, modifiche di programmazione, sussidiari innovativi, informatica. Occorre un segno tangibile della volontà di procedere ad una reale istruzione del minore. Il minore va prima capito, poi educato e formato. Educazione e formazione non sono la stessa cosa. A troppi insegnanti o catechisti interessa affinare competenze e riempire di 10 fogli di carta. A troppi pochi interessa invece curare i ragazzi dentro e fuori. Contribuire a quel processo di sviluppo delle facoltà fisiche, intellettive e morali dei giovani in età evolutiva, nonché la definizione etimologica di educazione. Se un insegnante rileva un'anomalia nel comportamento di un minore, deve segnalare il fatto e non lavarsi le mani perché non rientrante tra le mansioni contrattuali. Se un rettore del seminario rileva anomalie all'interno delle sue mura, anche se una frase, una verità può pesare, può destare scandalo mediatico ed extramediatico, deve segnalare il fatto, prima ancora che all'autorità ecclesiale, a se stesso. Il formatore, l'educatore, ce ne sono tanti in sala, deve infondere sicurezza ai propri ragazzi, non basta che la infondi ai genitori dei ragazzi. La fiducia, la confidenza va conquistata giorno dopo giorno. La fiducia, la confidenza, appunto, non la stima, perché in una scuola e in una parrocchia non serve la stima può servire in un'impresa, in un ufficio, ma non tra i banchi della crescita, tra i banchi del sapere. Altrimenti si torna poi all'epoca dei regimi, quando c'erano le bacchette sulle mani. Non a caso il noto filosofo gesuita Morale si scriveva a tal proposito: l'amore, questa è la cura, l'amore apre la porta alla confidenza, e quando questa entra, per la stessa porta ne esce la stima. Credo sinceramente che solo mettendoci tutti una mano sulla coscienza possiamo sperare di sconfiggere questo pericolo sul nascere, allontanare dai nostri incubi orchi, uomini e lupi neri. La vita è la più bella fiaba che dovremmo raccontare ai nostri figli. Solo così un testo forte e coraggioso come il giovane Emilio, una testimonianza atroce di profonda sofferenza, ma allo stesso tempo di denuncia e di speranza, potrebbe trovare finalmente il suo compimento, la sua totale essenza. Grazie. Ora diamo la parola all'avvocato Bianchi, prego. Buongiorno. Buongiorno a tutti, cari ragazzi, io spero che voi vi svegliate un po', che avete tanta sofferenza sui posti morti, perché il tema che abbiamo trattato è un po', diciamo, aggressivo, e parlandone può creare un po' di noia, lo dico, perché? Perché io lo so che in questo momento vi state chiedendo: ma che cos'è sta Lanzarote? Che cos'è questo articolo 609 bis? Ten quater 609 bis? Bene, io mi rendo conto che abbiamo un pubblico di giovani e bisogna parlare con il loro linguaggio, altrimenti si rischia di sembrare di parlare a un pubblico di tecnici, ma i tecnici non ci sono, e quindi adesso bisogna affrontare l'argomento un po' più semplicemente, più accessibile. Chiedo scusa se faccio questa osservazione. Vedete, cari ragazzi, io sono venuto qui da cristiano, sono venuto qui da fedele, credente, me ne vado a casa ateo. Perché? Perché mi sto confondendo un po' l'idea. Io ho letto il libro di Emilio Grimaldi, l'ho letto in poco tempo, anche perché sono un tuo collega da questo punto di vista, perché ho scritto Il gusto amaro delle caramelle, che è un'altra confessione, no? Di questo uomo, che è un medico, che subisce questi abusi, adesso non voglio parlare di questo, per cui capisco cosa vuol dire scrivere certe cose, trattare un tema che da 18 anni che lo tratto, e non c'è nessun coraggio. Hai ragione. Il coraggio si trova quando si presenta davanti una persona che ha abusato e che se ha paura di denunciare, allora ci vuole quella giusta solidarietà di coloro che stanno vicino, quindi la chiesa, la famiglia, la scuola e la società intera. Quindi occorre una denuncia sociale, non la denuncia del codice,
perché quella a volte fa buchi da tutte le parti. Parliamoci piano. Fa buchi da tutte le parti. La denuncia, prima chi ha detto? Collega ha detto la denuncia con sé, no? La denuncia della notizia criminis con cui si porta a conoscenza l'autorità giudiziaria che è stato commesso un determinato fatto, poi si distingue dalla querela perché dice la manifestazione di volontà, poi alcuni reati sono... la violenza sessuale prevede la querela di parto. Solo nel caso in cui la vittima è un minore di 18, allora addirittura anche nel 10, allora è prevista la denuncia, la procedura d'ufficio. Ma attenzione, il termine pedofilia in realtà non lo troviamo nel codice penale, ragazzi. Se un giorno dovreste, voi sarete studenti di giurisprudenza magari, no? Non lo troverete mai. È entrato con Lanzarote, ma che cos'è sta Lanzarote? È una convenzione internazionale, no? Che devono essere ratificate dai nostri stati. È stata ratificata in Italia, diventa una legge attraverso la ratifica, la legge 2, con cui è stato introdotto il reato di istigazione alla pedofilia. Ok? Ma non risolve il problema. Perché il problema non lo risolve il reato. Non lo risolve il titolo di un reato. Il problema lo risolve la pena prevista per quel reato. E se la pena non è giusta e non è severa, è inutile parlare di reati. Parliamo di titoli, parliamo di argomenti, ma lasciamo stare, andiamocene a casa, perché il problema non l'abbiamo risolto. Quindi il coraggio forse lo dobbiamo andare a scovare nel legislatore, che dovrebbe un po' rivedere le cose. Il legislatore passa lì del tempo, però perché questo tempo, onorevole Napoli, lo passate ad agosto? Il femminicidio viene, il decreto antifemminicidio viene emesso il 14 agosto, ma perché? Ma perché 3 agosto 1998, legge 269, che ha introdotto il reato di pedofilia, ma si parla di prostituzione minorile, quant'altro, di violenza sessuale, ad agosto? Significa che forse c'è una mancata attenzione delle istituzioni. Scarichiamo forse alcuni argomenti all'ultimo. Meglio parlare di altre cose prima che queste cose qua. Tutti voglia di correre in ferie. E, correre in ferie. E quindi si fa l'argomento. Si fa. E allora, guardate, io leggendo il. E non voglio appesantirvi con queste cose perché comunque c'è molto da dire, ma è stato già detto troppo, no? Per cui è anche tarda ora. Però guardate, quando io ho letto il suo libro, beh, vedete, a volte si devono fare anche delle osservazioni diverse da quelle legislative e giuridiche. Voi siete studenti, non so adesso quale istituto frequentiate, no? Io ricordo che al liceo classico ho studiato Jean-Jacques Rousseau e c'era e poi l'ho studiato anche nei miei studi sulla pedofilia, sugli abusi sui minori, no? Si parlava dell'Emilio Lemille, un trattato di pedagogia scritto nel 1000, pubblicato nel 1762. Vedete un po' come la pedagogia è qualcosa di molto vecchio, poi per non parlare dei greci, no? Che hanno inventato la parola pedofilia, la pederastia, addirittura i greci mandavano i figli a scuola, li affidavano agli insegnanti e poi dovevano anche sottoporre alle attenzioni sessuali. Nell'Arpage Cretese, che era un istituto dell'antica Grecia, a Creta, il fanciullo veniva affidato al maestro affinché diventasse cittadino. E durante le lezioni di vita veniva anche abusato sessualmente, consapevoli i genitori, e veniva anche festeggiato perché veniva reintrodotto nella società come cittadino. Vedete un po' come i nostri antenati, no? Sono stati bambini e poi minori, chiedo scusa, minore non è un termine poi così cacofonico, o colui che non ha ancora raggiunto la minore età rispetto a chi ha raggiunto il 18° anno d'età. Si parla di bambini, ma il termine in latino significa babbeus, viene dal latino babbeus, che significa babbeo, imbecille, cioè colui che ancora non è capace. Quindi eliminiamoli questi termini, sono così discriminanti. Bambino è colui che non è capace di articolare bene le parole. Ed è lì che ho fatto la mia riflessione, caro Emilio delle Virtù, ho fatto lì la mia riflessione, no? L'Emilio. Lui fa delle fasi, l'adolescenza, l'infanzia, così come questo personaggio di Jean-Jacques Rousseau, no? Dove si viene fuori quella educazione naturale che si contrappone al positivismo, no? di altri autori come Comte, così anche Lombroso e quant'altri, in cui troviamo questo soggetto che si educa, si autoeduca, quindi l'autoeducazione, in cui si iscrive al seminario, magari con la possibilità di avere questa vocazione, ma San Paolo non sempre viene fulminato sulla via di Damasco.
Ebbene sì, io sono credente, ma sono come Sauro sulla via di Damasco. Ogni giorno, percorrendo le vie del mondo, della mia terra, voglio che questa luce mi illumini e mi converta, perché qui non siamo perfetti, non siamo santi, anche se vestiamo ruoli diversi e importanti in questa società. Bisogna un po' fare i conti con se stessi, con la nostra coscienza, prima di dire che io sono questo o non sono questo. Perché io sono anche invidioso di quelli che non credono, al contrario tuo, perché quelli che non credono potranno credere, adesso illuminati. Allora io credo che ci credono molto di più, perché hanno voglia di credere in qualcosa in cui ancora non credono. Per cui oggi credo che sia anche, qui si parli anche di ideologia, si parli di tutto questo, perché il tuo libro è impostato un po' anche su questo argomento. Ma questo Emilio che a un certo punto a 12 anni, anche come quello di Rousseau, no, comincia ad avere le sue sensazioni esterne, il dolore, la gioia, un nuovo mondo, la rigidità del convento, del collegio, e poi la tentazione. E poi ci sono due capitoli che parlano di sessualità e di sessualità spinta, o di atti sessuali spinti. Si vede che l'ho letto il libro, alcuni non lo leggono il libro. C'è molta gente che presenta libri e non legge il libro, caro editore. Va bene, ok. Ho letto il libro e lì ho fatto la mia riflessione, no? Questo ragazzo che si trova in questo mondo con delle regole rigide, quindi passiamo da un'educazione naturale, quella che Jean-Jacques Rousseau tira fuori nel suo trattato, ad un'educazione positiva, con delle regole ben precise, previste, no? Da quel ordinamento così codificato che è quello ecclesiastico. Ebbene, in questo ordinamento, al di fuori di quello che può sembrare secondo la pedagogia dei fratelli Grimm e di Rousseau, quando ci raccontano, come volete, il Cappuccetto Rosso, dove il lupo è fuori e non dentro casa o non nell'ambiente dove avviene l'educazione, qui invece troviamo il lupo o l'orco, chiamiamolo come vogliamo, dentro l'istituzione, dentro le mura. E allora che viene fuori questo non so se sia sacerdote, questo Don Cicco, un diacono, ecco, è un diacono. Beh, vedete, è vero, monsignore, non bisogna fare di tutte le erbe un fascio. È anche vero che è troppo comodo scomodare ogni tanto Papa Francesco per giustificare altre cose. Papa Francesco è Papa Francesco, l'umanità è l'umanità, con i suoi difetti, con i suoi principi, con la sua educazione. È troppo semplice aggrapparci alle vesti di Papa Francesco se tu non hai denunciato 20 anni fa il tuo fatto. Hai sbagliato, avresti dovuto farlo, certo, vista la prescrizione. Ma è possibile, ma è vittoriosa una società che prevede la prescrizione dei reati sessuali sui minori? Vince questa società, combatte il problema, è coraggiosa, altro che scrivere non è corso, scrivere è un traguardo, è esprimere, è libertà di pensiero. La libertà, il coraggio, dobbiamo averlo noi, avvocati. Se veniamo a parlare di queste cose, almeno per quanto mi riguarda, che ne parlo da 18 anni, e c'è un motivo che ne parlo da 18 anni, allora il mio coraggio deve essere quello di dire no. Io non ti difendo, caro signore, che ti sei macchiato, poi se ci sono le prove, no, questo non mi interessa. Io non ti difendo perché io ho partecipato a 150 convegni sulla pedofilia e ho parlato contro la pedofilia. Oggi non posso, lì devo avere il coraggio di dire no, io non ti difendo. Io difendo la persona offesa se mai chiede il mio aiuto, ma non ti difendo, altrimenti io in questi convegni non ci devo venire. E non mi dovete invitare se avete il sentore che io ho notizia certa che io abbia difeso un imputato che si è macchiato di reati sessuali a danno di minori. Ragazzi, questo è che vi voglio dire. Il coraggio è questo, il coraggio è dire no e dire sì, non dire ni. Non ci sono le mezze vie in queste cose. O si ha il coraggio di affrontarlo il tema o non si ha il coraggio di affrontarlo. Questo, guardate, il libro della vita, sapete qual è? Inizia con un uomo e una donna in un giardino e finisce con l'Apocalisse. Avete visto mai che la vita di un uomo comincia bene e finisce bene? No, c'ha i suoi momenti, no? Perché siamo umani, perché siamo deboli, siamo tentati. E fuori da questo libro, a un certo punto, un'altra riflessione. Vogliamo parlare di teologia, di cristianesimo,
parliamo anche di Antico Testamento e tra il sacro e il profano facciamo le nostre riflessioni, perché siamo studenti, siamo insegnanti, siamo avvocati, abbiamo dei titoli di studio, altrimenti questi titoli cosa ci servono? Per prendere uno stipendio domani, per ricoprire un ruolo? Eh sì, perché durante la lettura è venuta fuori il sacrificio. Le vittime di pedofilia sono vittime sacrificate, non solo da chi compie atti del genere, ma anche da una società che non è attenta, che non è solidale e me ne freghissima. Vedete, voi siete qui oggi, io spero che andiate a casa diversamente, ma io sono sicuro che oggi, venendo qui, domani non facciamo scuola. Ci hanno invitato lì, per cui andremo a perdere un po' di tempo. Niente interrogazioni, niente verifiche, niente lezioni noiose e quant'altro. Per cui no, oggi dovete tornare a casa con un po' di coraggio in più, perché questa è una società che ha bisogno del vostro coraggio, non del nostro. Il nostro coraggio è già collaudato. Se ci siamo riusciti, bene, altrimenti è già collaudato. Il vostro ancora no. È un dino, rafforzatelo. Rafforzatelo anche attraverso questi discorsi, attraverso le parole che vi sono state dette stamattina, a partire dal Monsignore, dagli avvocati, dall'autore, dagli esponenti di questa nobilissima associazione, dall'onorevole Napoli, impegnati in politica. Confortatevi di queste cose, fateli come strumenti. Allora forse c'è una società che può combattere questo tema, altrimenti qua si fanno discorsi vuoti. Io non vi posso parlare di codice penale, ragazzi, voi non sapete nemmeno che cos'è. E non vi fate una colpa, è così. Ma non sapete cos'è la Convenzione di Lanzarote. Il diritto internazionale non conoscete ancora. Magari avete studiato diritto a scuola, sono nozioni. Questo è un linguaggio tecnico che deve tramutarsi in un linguaggio comprensibile. E allora diventa un linguaggio di denuncia sociale. Perché faceva bene l'altra sera tre esponenti del consultorio di ascolto di Trevisaggio che vengono presso il mio studio. E sapendo che io prendo a cuore la violenza sulle donne e sui bambini, disse: ma perché i carabinieri a un certo punto ci hanno detto che non possiamo fare altro? Ma perché non sono loro che devono fare? Ci vuole una buona consulenza di base fatta di esperti, ci vuole una seria denuncia, e soprattutto chi subisce una violenza, no? Deve innanzitutto verificare quella violenza, cristallizzarsi, condannarla, perché poi è chiaro, ci vogliono giudici esperti. E dove stanno i giudici esperti? Io l'altra volta ho invitato i giudici a parlare, a fare un convegno, non ne faccio più. Mi piace partecipare così. Scusi, dottor, in un tribunale, qualsiasi. Venga a parlare, ma io non sono esperto in queste cose, faccio cavallo. Voglio dire, ma io a chi devo chiamare? Quale giudice? Comunque sono convinto che magistrati competenti ce ne siano, no? Però forse si deve cominciare ad affrontare questo argomento un po' in maniera incisiva. In maniera decisiva. E allora, mentre leggevo il suo libro, che cosa è accaduto? Oltre al fatto di aver un po' conosciuto la tua personalità, l'Émile de Rousseau a un certo punto, a una certa età, c'è l'età in cui scopre, l'età necessaria, dice lui stesso, lui si fa pedagogo, in cui bisogna conoscere l'amore e il sesso. Bene, l'educazione sessuale è venuta fuori oggi, meno male che ancora se ne parla, nelle scuole spero che se ne parli, ok? Ma vedete, c'è un concetto di sessualità che va capito, perché io credo che voi ragazzi lo sappiate già che cosa sia la sessualità, che cosa sia l'amore. Forse non sapete ancora che cosa siano le conseguenze dell'amore e le conseguenze della sessualità. E allora è di quello che dobbiamo parlare, e solo in quel momento diventa educazione. L'educazione del cuore è un'altra cosa, perché lì si parlava di prevenzione della sessualità. Perché se noi apriamo il codice penale, questo lo posso dire perché è molto semplice, oltre a trovare l'articolo di legge Bister, Quater e quant'altro con le relative pene insufficienti, no? A un certo punto c'è un corsivo scritto che la vittima è sottoposta a visita medica qualora avesse contratto o ci sia la possibilità che abbia contratto una malattia venerea o una malattia infettiva come l'HIV. La sessualità oggi è qualcosa che si esprime tra un uomo e una donna, tra un ragazzo e una ragazza, tra un uomo e un uomo, tra una donna e una donna, che si esprime attraverso l'amore, altrimenti rimane il vuoto, rimane l'isolamento, rimane l'angoscia, rimane un atto dovuto per essere più forti, per essere più uomini, per essere conquistatori. Poi, se mai questa scelta è stata fatta per strada, o chi che sia, giusto per cadere nelle lusinghe di chi che sia, allora forse qualcuno lascia qualche impronta.
e quell'impronta si chiama virus, e quel virus può essere indelebile, indistruttibile, quel virus si può chiamare AIDS, sifilide, gonorrea. Ecco, vogliamo parlare di educazione sessuale? E allora facciamo un altro convegno, andiamo nelle scuole e parliamo delle conseguenze della sessualità, della maleducazione di una società che mostra in televisione cattivi modelli, il nudo, quello, quell'altro, ma il nudo è una questione artistica, no? E allora Lemì, a un certo punto lui conosce una ragazza, il primo bacio, ed è anche Emilio, Sofia, no? Anche Sofia, quindi io credo che tu inconsapevolmente o consapevolmente ti abbia un po', ti sia un po', diciamo, accostato a questo, oppure è una riscoperta di questa società, di una continuazione di quella che è la pedagogia, no? Antica e che è sempre molto attuale. E poi ritorniamo anche un po' al libro della vita, no? Il sacrificio della vita. Lui a un certo punto dice, come Isacco. Come Isacco. Sì, ecco, non mi sono sbagliato. Ah, il sacrificio di Isacco. Sì, certo. Abramo, la fede. Vedete, la storiella è così bella, però il problema è che è la nostra, no? La fede, quelle che noi ci siamo fedeli a tutte queste cose qua, che stiamo attenti, siamo morigerati, la fede, Isacco, no? Che a 100 anni ha un figlio, ma come è possibile? Nell'Antico Testamento tutto era possibile, no? C'era un Dio, no? Potente, che consentiva, poi c'è il passaggio al Nuovo Testamento, per cui abbiamo Dio che si fa uomo, e alcune cose sono cambiate, ma c'è Isacco, che risponde alla chiamata di Dio, a questa prova, e dice, porta tuo figlio sul monte e dallo in sacrificio. Ma ci hanno messo 100 anni per avere un figlio. E questo padre ci ha messo 100 anni per avere un figlio e lo porta sul monte a sacrificarlo. E lo sacrifica per fede. Ora qui vado un po' in crisi, ragazzi. Perché c'è una fede che ci conforta e c'è una fede che ci confonde. C'è una fede che ci dice, bene, bravo. E vabbè, ma io non ucciderei mai un figlio per Dio, scusate. Con tutto il rispetto parlando, monsignore, ma non lo farei mai. E allora, che cosa viene fuori poi, no? Perché poi noi studenti andiamo un po' a paragonare questo sacrificio, proprio adesso, scusami, io lo voglio anche rendere un po' più, come devo dire, vedete, c'è una tragedia di Euripide, nell'antica della tragedia greca, che si chiama il sacrificio di Ifigenia, non so se mi sento parlare. Ifigenia è la figlia di Agamennone, avete studiato Odissea? È la figlia di Agamennone. Siccome Paride ha fatto un po', ha tradito, ha messo in cattiva luce, diciamo, Menelao attraverso il rapimento di Elena, Agamennone, il fratello, questi sono i pretesti che ci sono anche nella nostra società. Allora cominciamo un po' a valutare questa situazione, vediamo i pretesti, le giustificazioni. Agamennone subito coglie l'occasione, andiamo a fare guerra a Troia. Andiamo, ce l'aveva già in mente di fare la guerra a Troia, ok? E allora, attraverso il rapimento della cognata, organizzano, si trovano lì in Aulide, in Boezia, no? sul litorale, noi abbiamo i nostri litorali, in Grecia ci sono i loro litorali, si vedono lì, si incontrano e cominciano a prepararsi, Achille, Odisseo, Agamennone, Menelao e tanti altri, no? Le navi partono, però non c'era il carburante all'epoca, le navi non erano a motore, erano con le vele, quindi non c'è questa partenza per Troia, perché non ci sono i venti. E allora bisogna chiedere aiuto a chi? Agli dei, ad Artemide. E Artemide dice, guarda, se volete partire per Troia, Agamennone deve sacrificare Ifigenia. E allora mandano una lettera a Igeme, con cui si inganna Ifigenia a dire, guarda, vieni qui che ti diamo in sposa ad Achille. Achille, un grande, valoroso soldato, un bell'uomo, vedete in Troia con per Pitt, ve lo ricordate, no? Che viene interpretato, quindi bell'uomo, immaginate che una ragazza come voi va lì e vuole sposare Achille. Gli inganni di questa società, ragazzi, è la nostra società che ci inganna, che si veste da Achille, da Agamennone, e noi chi siamo? Siamo le Ifigenie, noi siamo Isacco, quelli che siamo i sacrifici di questa società. Vediamo un po' da questo punto di vista, forse magari ci comprendiamo meglio, no? E allora Ifigenia arriva lì, però poi il papà dice, oh cavolo, che cosa ho fatto? Che cosa ho fatto? Allora manda una lettera di nuovo, ti prego non venire, che sono un inganno. Però Menelao, ah sì, è un inganno, gli strappa la lettera al vecchio che la stava portando a destinazione, e quindi nel frattempo arrivano in Aulide
Ifigenia, Clitemnestra e il giovane Oreste. Madre, figlia e fratellino. Ifigenia cosa fa? Si rende conto dell'inganno e lo stesso Achille dice: ma come vi siete permessi, no, di giocare sulla mia persona, di ingannare questa ragazza? E quindi lui voleva difendere Ifigenia, però a un certo punto sono tutti alterati. Però Ifigenia che fa? Aspetta. È giusto che voi partiate per Troia, è giusto che voi andiate a Troia, quindi io mi sacrificherò. È quello che fa questa società, costringe i giovani al sacrificio, li rende impotenti e li rende anche saggi. Dice: sì papà, mamma, va bene, ok, separatevi, sfruttatevi sessualmente, moralmente, andate al tribunale e fatevi i cavoli vostri mentre io sto qui a soffrire, giocate le vostre carte che avete nella manica e io sto qui solo a non essere nemmeno ascoltato dai giudici, perché i giudici, i minori, in senso di separazione, non li ascoltano. Allora Ifigenia si sacrifica, però, come è successo nell'Antico Testamento, Dio dice: ferma Abramo, non affondare il tuo coltello nel petto di tuo figlio. E quindi dice: una caprettina, un agnellino, che viene sacrificato. E così anche lì Artemide interviene, mi devo fermare. Conclusione. Lo sapevo che mi davate un tempo, nonostante abbia aspettato tanto. Allora, vedete, c'è una società in cui ci sono tanti Agamennone, tante persone che vogliono fare delle guerre, perché quelle guerre convengono a qualcosa, no? E allora qui c'è una società che deve fare i compiti con le coscienze. Occorre una coscienza morale contro queste cose qui. E io dicevo a questi ragazzi del consultorio l'altra sera: ma come dobbiamo fare se i carabinieri non trovano altro per salvaguardare questa famiglia, perché c'è anche i minori, questo maltrattamento in famiglia? Bene, laddove non arriva la legge occorre la coscienza sociale, occorre un intervento di tutti. E perché? E perché non lo facciamo? Perché quel bambino, quell'Emilio, non era nostro figlio, non era mio fratello, ecco perché non l'abbiamo fatto. E anche ora, oggi, si ripete, si è prescritto il reato, va bene, continua a portare questa denuncia, portala avanti, e vedi, Dore, lo faccia per denuncia, non per lavoro personale, perché lei si è assunta la responsabilità. No, io ve lo dico apertamente, secondo lei, lei si è assunta la responsabilità di una denuncia sociale che purtroppo si è prescritta. Allora a voi adesso il compito di portare, a voi dare l'esempio, a cominciare anche da me, da questa onorevole associazione, dalle forze dell'ordine, dagli avvocati, che devono avere il coraggio di dire no, altrimenti non partecipasse ai convegni contro la pedofilia. Dobbiamo dire di no. I sacerdoti, guarda, il sacerdozio, io avrei voluto tanto fare sacerdote, sa perché? Non so, perché mi piace comunicare. Allora io approfitto di queste cose per comunicare. Quando si va, no? Però mi piace anche stare vicino alla gente, mi piace dare qualcosa di là, e mi piace dare il conforto. I sacerdoti che si macchiano di lei mi ha parlato prima di giudice, di giudizio. Io sono convinto che nell'ordinamento ecclesiastico, e questo è importante, poi giudice, ci sia un giudizio, ci sia un processo, ma attenzione a non confondere questi giochi, perché chi si macchia di un reato risponde davanti alla giustizia ordinaria, non ecclesiastica. Chi si macchia di pedofilia, poi i sacerdoti possono fare una loro valutazione che non c'entra nulla. Lo può fare il Papa, lo può fare la conferenza episcopale, lo può fare chiunque, l'ordinamento ecclesiastico, ma chi si macchia di un delitto, e a maggior ragione di un delitto per violenza sessuale sui minori, deve rispondere davanti alla giustizia. Altrimenti, in questo modo, anche nella maniera più informale, arriva un messaggio confuso ai ragazzi e soprattutto è un discorso anticostituzionale, perché l'articolo 3 della Costituzione dice che la legge è uguale per tutti, senza differenza di sesso, di cultura e di quant'altro. Io vi ringrazio per avermi ascoltato. Ora vorrei chiudere questa presentazione, come il dibattito, con le parole di Emilio. Io leggevo questo libro, è stato dedicato ai tuoi genitori. Ecco, come hanno preso la notizia, soprattutto quanto è stato importante per te la famiglia dopo che hanno scoperto la verità, insomma. Prego Emilio. È una domanda un po'... Sì, questo libro... ho dedicato ai miei genitori perché i miei genitori non hanno mai raccontato nulla, i miei genitori l'hanno appreso leggendo,
questo lo dico anche all'editore, l'editore però ha detto tu l'hai raccontato, dico no, però prima o poi lo racconto, non ho mantenuto la promessa, perché parlare di queste cose con i propri familiari non è facile, neanche con gli altri, è più facile scrivere, quindi in questo sono stato un po' colato, ma sì, da una parte sono stato colato, è vero, però dall'altra perché la scrittura, le parole mi hanno aiutato a esprimermi, perché io non sono molto bravo a parlare, sono più bravo a scrivere, quindi le scritture credo che siano la mia peculiarità, la mia caratteristica, la mia vera vocazione, la scrittura. La scrittura mi ha consentito di poter comunicare. Ok, secondo me hai detto una bugia, è perché non sei molto bravo a parlare, invece secondo me sei stato chiarissimo, e io ribadisco, anche se voi chiedi no, io dico che hai avuto un bel coraggio, perché vorrei vedere poi, non è mai facile parlare della propria vita, della propria intimità in questo modo. Bene, ringraziamo tutti quanti, ci auguriamo di avervi... Sì. Che sono tutti quanti innanzitutto per l'attenzione che ci avete rivolto. Avevo già parlato prima del convegno con una professoressa di un istituto, quindi qualora ci fosse qualche domanda, qualche delucidazione, potete porla senza nessun tipo di problema. C'è qualche domanda, professoressa? Una considerazione. Prego. Volevo condividere innanzitutto, le porto il microfono. Mia alunna tanti anni fa, e per quello che fate insomma è stato proprio evidente il lavoro che presiede a tutta questa organizzazione, quindi bisogna insomma ammettere e riconoscere l'importanza. Marco, io però lo voglio esprimere, questi sono dei temi attualissimi, di una certa anche gravità e sensibilità, sono temi che dovrebbero, credo, coinvolgere e interessare la nostra cittadinanza a 360 gradi, perché è un peccato che insomma il tutto poi sia in un certo qual modo ristretto a queste occasioni di confronto e di dibattito. Cosa ecco aggiungere? Avete dato tanti spunti di grande riflessione, ringrazio, io leggerò il dottor Grimaldi sia il suo libro, ma anche leggerò l'altro, perché non l'avevo fatto, lo farò. Si è discusso anche su questo ecotermine, no? In noi dobbiamo proteggere, abbiamo parlato di loro, perché lei era tale al tempo della sua scrittura. Capisco anche perché la dottoressa Tulelli parlava di una funzione catartica di questa scrittura, adesso l'ho capito. Non è coraggio, sono d'accordo anch'io, lo è perché noi viviamo in una società che è anormale e quindi diventa atto di coraggio denunciare ciò che non dovrebbe essere coraggioso a esprimere ed ammettere, è coscienza, è una presa di coscienza, un atto di coscienza. Per cui sono i nostri ragazzi, abbiamo i più piccoli, stamattina abbiamo anche i più grandi, e loro sono i protagonisti, minori. Prima il dottore Marchesi. Aveva associato queste due parole, minore e minorato, la radice latina è quella medesima, il minor, minimus, e quindi è colui che deve avere un completamento, un aiuto, un sostegno, cioè il maximus, da chi ci si aspetta si comporti da adulti. E abbiamo anche dal punto di vista giuridico, certo, noi ci aspettiamo, i ragazzi si aspettano crescendo alla certezza della pena, e credo che non debba essere nessuno precluso da questo, e quindi certamente anche il non laico non deve essere ammissibile, sia sottratto da un iter che riguarderebbe tutti e riguarda, no, sono dei comportamenti deviati, devianti e malsani, per cui estirparli certamente parte da questo atto di denuncia e di responsabilità, ma sono loro che saranno gli adulti di domani. E quindi sono loro i ragazzi da appunto potenziare con degli strumenti che certamente bisogna insieme inventare, mettere a punto. E la cosa che credo provochi più scalpore è il fatto che questi abusi si verifichino in sfere protette. La famiglia è la prima istituzione, tra l'altro anche la prima istituzione della modernità, ma è la prima.
la seconda è senz'altro la scuola, ma c'è anche la chiesa, le associazioni sportive, abbiamo parlato credo di tutto, avete parlato di tutto, ve ne do atto. E quindi lo scalpore è lì, perché è l'ambiente protetto nel quale non ci si aspetta che determinati abusi si verifichino in tutta la loro insomma, complessità. Sono degli spunti ecco, che terremo ben presenti, noi adesso cambieremo sicuramente con i ragazzi, siamo di ciò scientifico, ecco, quindi grazie per avere. Certo, ecco, da parte dei legislatori e dei politici, fate eccezione per chi è presente, perché evidentemente all'interesse essere qui, sappiamo che sono affaccendati in tutt'altre faccende, per cui non ci aspetteremmo insomma, risposte diverse da quelle che riceviamo nella quotidianità, però insomma continuiamo noi, continuate voi a... Ok, grazie. Grazie. In realtà abbiamo una domanda qua dal Corredatori, prego. Emilio, io ti volevo fare una domanda. C'è mai stato... nella tua esperienza una persona che aveva capito, doveva capire, tu ti aspettavi che capisse, oppure un momento in cui tu eri lì per fare questa rivelazione e qualcosa ti ha bloccato? Volevo capire questo, se c'è stato nella tua storia qualcosa del genere, un'esperienza del genere. Sì, questa sua domanda mi ha fatto ricordare una cosa che... In realtà io non mi sono mai posto il problema di confidare un qualcosa a un altro per una ragione molto semplice, perché c'era la confessione, cioè non c'era la questione della confidenza, c'era la questione della confessione, per cui ne parlo anche nel libro. Nel momento in cui io andavo dal sacerdote per confessarmi, io non confessavo mai questa cosa qui, io confessavo gli atti impuri miei, ma quelli che subivo no. Perché con gli occhi di me bambino io pensavo che non, cioè ero in conflitto, non pensavo fossero peccati, cioè da una parte sapevo che non erano peccati miei ma erano peccati altrui, dall'altra sapevo anche che ero testimone, per cui in questo conflitto io non confessai mai questa cosa a nessuno. Cioè questa sua domanda mi ha fatto ritornare, sono rinfrescare insomma anche questo aspetto che il libro comunque racconta in modo quasi inconsapevole, ma è vero questo, io non ho mai pensato che potessi parlare di questa cosa ad altri, se non addirittura nella confessione, e la confessione come sappiamo tutto è un sacramento, quindi è cristallizzato come sacramento ed è più importante della confidenza, molto più importante per chi segue un cammino. Posso chiedere una cosa, fare una domanda io? Sì, prego. Quando ha deciso di lasciare il seminario, come ha spiegato ai suoi genitori l'abbandono della vocazione? Anche perché leggendo il libro si capisce bene che in particolare la mamma ma anche papà ci credevano tanto, no? Nell'avere il figlio prete, cioè che spiegazione ha dato in famiglia, anche nel paese dove lei come chirichetto era molto molto amato, sì, molto conosciuto e amato, perché siccome il parroco soffriva, nessuno ha una forma di diabete, cosa c'era, no, nessuno. Ma lei che giustificazione ha dato? Sono rimasti molto delusi i miei genitori, molto delusi a me. Ma che giustificazione? Nessuna, ho detto che non avevo più la vocazione. E ogni volta che lo dicevo mi sentivo la mia lingua mordere. Cioè, sentivo che non era la verità. Ma sapevo anche che era. Che siccome soffrivo molto. Cioè soffrivo interiormente, cioè della sofferenza non ero consapevole, perché? Perché ce l'avevo davanti, come avere un muro e come stare davanti a un muro a una distanza ravvicinatissima. Questo muro non ti consente di vedere altro, tu vedi solo il muro, quindi io non sapevo nemmeno, cioè io adesso posso dire che soffrivo, però in quel momento non ero consapevole. Per essere consapevole del muro, della grandezza del muro, di qualcosa che ti è vicinissimo, è necessario che tu lo veda a una certa distanza,
a una distanza, diciamo, ragionevole, almeno di qualche metro, come stare anche vicinissimo alla persona, troppo vicino, occhi a occhi, non vedi niente. Quindi per poter essere, per poter guardare quella cosa, è necessario essere un po' distante. Io sono riuscito a raggiungere questa distanza di qualche metro, solo all'età di 31 anni, e all'età di 37 ho iniziato a scrivere, ci ho messo una settimana. Prego. Sì, per i ragazzi che non hanno letto il libro, bisogna dire che l'accaduto, sì, certo, se poi volete comprare, ripeto, tornando al discorso, sì, il lavoro, sì, però in realtà c'è un'azienda dietro le spalle, quindi io ho comunque il dovere di promuovere il libro, anche se oggi è l'occasione per aiutare anche l'associazione, per cui voglio dire, è il momento giusto per farlo. Chiuso lo spot pubblicità, volevo dire che la cosa, il delitto di cui si è macchiato questo signore è particolarmente odioso, e poi chi leggerà, quando leggerete il libro ve ne renderete conto, perché questi ragazzi, intanto qua c'è anche un problema sociale, no? Perché le famiglie, la maggior parte delle famiglie, erano famiglie di estrazione sociale abbastanza bassa, poveri, che vedevano appunto nella frequentazione del seminario da parte dei figli un momento anche di riscatto, no? Di elevazione sociale. Questi ragazzini, viceversa, si ritrovavano lì abbandonati dalle famiglie, avevano questo senso di abbandono. E la cosa che mi ha colpito di più di tutta la vicenda di Emilio, quando lui narra di come alla fine questo signore diventava quasi un dispensatore di affetto, perché lui tutte le sere era così buono e così caro che lui si sedeva nel lettino di tutti ed andava lì ad accarezzarli, a toccarli. E quindi alla fine, qua non c'è solo Emilio che non ha parlato, perché Emilio, andate a cercare uno per uno tutti i suoi amici, lui sa chi sono quelli che hanno subito violenza, alcuni di loro hanno raggiunto livelli abbastanza elevati della gerarchia ecclesiastica, noi li conosciamo tutti uno per uno, nessuno di loro ha voluto parlare, tutti hanno avuto paura pure della rivelazione di Emilio, e quella è la cosa grave. Perché lui le cose le faceva anche sotto gli occhi di tutti, perché nella camerata, per quanto fosse il buio, voglio dire, magari una sera di chiaro di luna, si vedeva questa persona che non usciva, che tra l'altro non era ancora religioso, lui era un diacono, attenzione, lui è arrivato lì proprio con il compito di stare vicino ai giovani, di educarli, perché lui faceva giocare a pallone, li intratteneva. Ecco, è veramente molto molto odioso anche da questo punto di vista il reale. Ok, si può accomodare un attimo a te, sì. Per gli ultimi, diciamo, agli sgoccioli, prego. Sì, no, non per replicare, ma ho, diciamo, tre piccolissimi problemi da risolvere. Allora, molto probabilmente io ho capito male, ma io ho qualche perplessità sul discorso che gli avvocati debbano rifiutarsi di difendere i pedofili. Io ho una cultura garantista, ripeto, forse ho capito male, perché poi comunque il ruolo dell'avvocato difensore non è quello, diciamo, di credere nell'innocenza o nella colpevolezza del reo, ma è quello di stabilire che il processo si svolga, voglio dire, secondo la legge. Il secondo problema ce l'ho un po' con la Chiesa. Ce l'ho con la Chiesa questo problema, perché penso che debba avere degli atteggiamenti molto cauti, perché non si può cancellare la pagina ventennale della famosa comunicazione data ai vescovi del mondo, ahimè, a firma del padre Merto, Josef Ratzinger, e a firma dell'allora papa Giovanni Paolo II, in cui si ordinava, appena la scomunica, di non collaborare con le istituzioni civili e quindi con la magistratura sui casi di pedofilia, avvocando alla Congregazione per la Dottrina della Fede tutti questi problemi. E noi poi dopo, nel corso degli anni, abbiamo visto che persone appartenenti al clero, la cui pedofilia è stata provata e conclamata, sono state semplicemente trasferite, addirittura qualcuno ha fatto il gioco delle 17 parrocchie, commettendo nelle 17 parrocchie sempre, diciamo, questo reato. L'ultima cosa, che è quella che mi sta più a cuore, e chiudo, oggi chiaramente il ragionamento è focalizzato sulla Chiesa Cattolica, perché Emilio ci ha raccontato la sua storia, che è accaduto in un ambiente ecclesiastico, ma questo qui non vuol dire assolutamente che il problema della pedofilia, come è stato, diciamo, più volte precisato, è un problema che riguarda maggiormente la Chiesa Cattolica. Perché io voglio rimarcare quello che ho detto all'inizio:
Il problema della pedofilia e della violenza sui minori è un problema che riguarda la famiglia, e se non risolviamo e discutiamo i problemi della famiglia insieme anche a quello che succede in ambiente ecclesiastico, insieme anche a quello che succede con le figure di riferimento, noi non ne usciamo. E il modo per uscirne, secondo me, ed è un'opinione opinabile per carità, è quello di dare gli strumenti di conoscenza a voi ragazzi, a partire dalla tenera età, per capire se ci si trova in una determinata situazione, per capire che cosa sta succedendo. È giusto. Bene, perfetto, abbiamo concluso. Ringraziamo le scuole, gli insegnanti che sono stati qui presenti e hanno anche partecipato. Grazie all'Associazione Universo Minori, nella persona della Presidente Rita Tulelli e del Vicepresidente il Dottor Vittorio Miceli. Grazie all'autore Emilio Grimaldi, all'editore Marco Arcidiaco. E buona giornata. Salve, grazie a tutti.